particolare straniante, devo dire, ho di fronte a me i relatori, quindi mentre gli altri sono tutti collegati su Zoom, grazie di essere qui, so che siete numerosi. Innanzitutto benvenuti a quelli che si sono connessi e a quelli che si connetteranno dopo. Oggi parliamo della sigaretta elettronica come strumento di riduzione del rischio, lo stato dell'arte della ricerca scientifica. Vi farò una piccola digressione per farvi capire come in realtà il discorso, il concetto di riduzione del rischio abbia molte interpretazioni. Per esempio, in questo momento che stiamo vivendo questa pandemia, e infatti è il primo convegno che facciamo con i relatori in presenza e gli ospiti, insomma, in questa modalità mista, esistono due scuole di pensiero anche sul futuro post-Covid-19. La prima si chiama Zero Covid, e quindi è l'idea emergente secondo la quale dovrebbe essere completamente eradicato il virus e tornare ad una vita normale. In realtà, con piccoli episodi in qualche modo controllabili. Invece esiste un'altra filosofia di pensiero che si chiama harm reduction, che è alternativa e sottolinea che le politiche devono essere orientate a ridurre al minimo i danni del virus e contenerne la diffusione, mentre zero Covid risulta in qualche modo meno percorribile. Vi ho fatto questa piccola digressione su un argomento che però ci sta molto a cuore ed è estremamente attuale, solamente perché per farvi capire quanto il concetto di riduzione del rischio non si attenga solamente al campo delle dipendenze, delle quali comunque parleremo, ma che può essere applicato a molteplici ambiti della nostra vita sociale e soprattutto sanitaria. Era l'incipit di un articolo apparso pochi giorni fa su MedPage, ma introduce egregiamente quello che è il tema di oggi. Allora, vogliamo fotografare lo stato dell'arte e della ricerca su quello che è un importante dispositivo per aiutare le persone a diminuire il rischio di contrarre patologie correlate al fumo tradizionale. Prima di passare la parola al padrone di casa, il professor Lamberto Manzoli, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Ferrara, che ha organizzato e voluto fortemente questo incontro, vi vorrei però leggere prima il doveroso messaggio che ci è pervenuto, doveroso nel senso che è doveroso leggerlo e non che era doveroso mandarcelo, del Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, che ringrazio. È per te, dice, gentile professore, la ringrazio per l'invito al convegno, la sigaretta elettronica come strumento di riduzione del rischio, stato dell'arte della ricerca scientifica. Purtroppo impegni istituzionali pregressi non mi consentono di partecipare a questo interessante appuntamento. Vorrei comunque esprimerle il mio apprezzamento per aver promosso un'iniziativa di tale rilievo accademico che sono certa rappresenterà una preziosa occasione di riflessione e di approfondimento su un tema di grande attualità e importanza. L'occasione mi è gradita per porgerle i miei più cordiali saluti. Maria Elisabetta Alberti Casellati. Grazie mille, ringrazio anche la segreteria del Presidente di averci comunque mandato questo messaggio. Ci sono però pervenuti altri due messaggi che prego la regia di andare in onda. E il primo viene dall'onorevole Fabiola Bologna, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ha voluto mandarci un saluto. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi invitata e vi invio questo video messaggio in quanto impegni istituzionali non mi hanno permesso di essere con voi. Oggi ponete sotto la lente della scienza il tema delle sigarette elettroniche. È importante continuare la ricerca per avere dati sempre più solidi, con studi clinici ampi e di qualità. La comunità scientifica auspica una regolamentazione con un triplice obiettivo: controllare il consumo di tabacco, monitorare il rispetto degli standard di qualità durante la produzione e la distribuzione e incrementare gli studi clinici che possano supportare le migliori scelte politiche per la salute dei cittadini. Attendo quindi di ricevere i risultati che saranno presentati oggi, perché la politica deve acquisire dati per valutare in maniera oggettiva ogni scelta. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie all'onorevole Bologna. A questo punto chiedo di nuovo alla regia di mandare il video che ci è giunto dall'onorevole Aldo Patriciello della Commissione ENVI del Parlamento europeo. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio il professore Manzoli per
per aver inteso organizzare un momento di confronto e di dibattito su un tema come quello della sigaretta elettronica molto controverso e nell'opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori che operano nelle varie istituzioni chiamate a legiferare sul tema. In effetti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fumo di tabacco è la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno a causa della dipendenza dal tabacco e oltre 600.000 sono i non fumatori esposti al fumo passivo. In realtà, le persone fumano per la nicotina, ma muoiono per il catrame causato dalla combustione del tabacco. Come è noto, la Commissione europea ha riconosciuto il cancro come un'emergenza sanitaria, economica e sociale, presentando qualche settimana fa il Piano europeo di lotta contro i tumori, per identificare strumenti e risorse necessarie per combattere le malattie oncologiche. Nel documento si evidenzia in particolare l'importanza della prevenzione, considerato che il 40% dei tumori è evitabile mediante un corretto stile di vita, specie in relazione a quei fattori quali l'alcol, tabacco e alimentazione che maggiormente incidono sulla nascita di nuove neoplasie. Nonostante gli sforzi profusi per accreditare la sigaretta elettronica come strumento di riduzione del danno, il report della Commissione sul Cancer Plan non ha recepito tale input, vanificando il potenziale supporto di tale strumento alla salute pubblica. Pertanto, pur condividendo l'approccio della Commissione nella lotta al tabagismo, occorre valutare, scevri da condizionamenti ideologici, la minore pericolosità di alternative al tabacco tradizionale che sulla base di ricerche scientifiche consolidate risultano meno dannose per la salute umana. Reputo pertanto che nel dibattito che avremo modo nelle prossime settimane di fare sia necessario un confronto al fine di adottare un approccio scientifico in grado di regolamentare le nuove categorie di prodotti e potenziale rischio ridotto in base alla differente impatto sulla salute umana. A tal riguardo, credo che si possano trarre lezioni dai governi che hanno scelto di includere ed incoraggiare politiche di riduzione del danno, come la Svezia, l'Inghilterra e molti altri paesi al di fuori dell'Unione Europea, portando a crescenti benefici in termini di benessere e salute. Sperando che tale impostazione possa essere recepita non solo dalle istituzioni europee, ma anche dagli organismi internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in vista del prossimo COP9, auspico nuove opportunità di confronto e di dibattito sul tema. Auguro agli organizzatori e a tutti i partecipanti un buon dibattito. La parola, scusate, purtroppo è così, al professor Manzoli, con una breve domanda: da dove viene l'esigenza di organizzare un convegno su questo tema? Grazie, professore. Grazie a voi. L'esigenza è molto sentita, proprio perché negli ultimi anni si stanno accumulando gli studi sia sull'efficacia che sugli effetti sulla salute delle sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato. Era particolarmente importante cercare di organizzare una giornata di aggiornamento. E ho trovato questo, come ha detto precedentemente, giustamente, ho trovato questo particolarmente importante proprio alla luce di quelle che sono delle politiche che possono essere prese. E davvero mi preme ringraziare perché abbiamo invitato alcuni tra i massimi esperti dell'argomento e sono venuti qui oggi, oppure si sono collegati. Comunque sia, davvero un grande grazie, perché c'è bisogno, c'era assolutamente bisogno di un approccio scientifico, come è già stato detto, sperando poi ovviamente che la politica ne tenga conto, però noi dobbiamo fare la nostra parte e quindi davvero ho accolto con piacere e onore la partecipazione di tutti questi colleghi che sono appunto dei grandi esperti. Grazie mille.
Grazie professor Manzoli. Allora, vi volevo anche sottolineare che un rapporto molto convincente è venuto in una revisione recentissima, sempre da parte di Public Health England, che è in qualche modo corrisponde al Ministero della Salute della Gran Bretagna, che ha di nuovo ribadito come i prodotti da svapo potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel ridurre l'enorme peso sulla salute causato dal fumo di sigaretta, e ha aggiunto che una maggiore enfasi deve essere posta proprio sul modo migliore per comunicare le prove di danno relativo ai fumatori, in modo che tutti possano considerare le opzioni disponibili per smettere completamente di fumare. La revisione ha analizzato le ultime prove sull'efficacia dei prodotti da vaping alla nicotina nell'aiutare le persone a smettere di fumare, rilevando che rispetto al nostro rapporto del 2018, questo è il loro virgolettato, ci sono prove ancora più forti che i prodotti di vaping alla nicotina siano efficaci per la cessazione e la riduzione del fumo. Ora, che il fumo faccia male è un dato ormai consolidato da migliaia di studi, eppure è una dipendenza, ce lo spiegherà ancora meglio più avanti il professor Fabio Lugoboni, che non si riesce a contrastare efficacemente. Sono oltre 300 gli organi e apparati che risentono negativamente del tabagismo, ma oggi ci siamo, diciamo, concentrati sugli effetti più importanti. Do quindi con piacere la parola al professor Oscar Bertetto, che ci parlerà dei preoccupanti numeri del cancro e ovviamente di quelli fumo correlati. Grazie professore. Un attimo, procedure di sicurezza Covid. Professor Oscar Bertetto, direttore della rete oncologica del Piemonte, a lei la parola. Grazie innanzitutto dell'invito. E il mio compito è quello di cercare di capire quali sono i danni del fumo per quanto riguarda il mondo oncologico. Non ho capito bene, ecco. In questa prima diapositiva, rifacendomi agli epidemiologi che amano parlare di anni di vita persi per disabilità o per morte prematura, vedete come tra gli uomini il 32,3% degli anni di vita persi possono essere appunto attribuiti all'esposizione al fumo e quindi potenzialmente evitabili. Vedete che per quanto riguarda le neoplasie è il maggiore numero di anni di vita persi, perché per quanto riguarda le malattie cardiovascolari il 20,5% di anni di vita persi sono dovuti al fumo, per quanto riguarda le malattie muscoloscheletriche il 19,9%, il diabete e le malattie metaboliche il 15,4%, naturalmente per quanto riguarda le patologie croniche invece si sale di nuovo al 51%. Nelle donne gli anni di vita persi causati da tumori per esposizione al fumo sono il 16,3%. Capite quindi che è un problema importante, e se andiamo a vedere i fattori di rischio per tumori in Italia dal 1990 al 2019, vedete che il fumo è al primo posto in entrambe le situazioni, sia nel 1990 che nel 2019. E se vedete, è abbastanza interessante vedere come diminuisca invece, dopo l'introduzione della legge che vieta di fumare in pubblico, i tumori indotti da fumo passivo, che invece dal 1990 al 2019 hanno avuto una netta riduzione. Vedete che sono passati dall'ottavo al dodicesimo posto. Secondo posto rimane fisso i carcinogeni occupazionali, mentre è abbastanza variabile, con purtroppo un aumento, i tumori indotti da utilizzo di farmaci o tumori indotti da scorrettezze nella dieta. Il fumo rimane in tutti questi 30 anni che abbiamo esaminato la prima causa per l'induzione di tumori tra tutti i cancerogeni conosciuti.
tant'è che vedete 47.265 morti all'anno sono dovuti al fumo di sigaretta, 655.000 per gli uomini e 246.000 per le donne sono gli anni di vita persi per il fumo, che fa quasi 1 milione di anni di vita persi per il fumo di sigaretta in Italia. E vedete, ho voluto mettere i morti per incidenti stradali nel 2019, che sono stati 5.650, per comprendere, insomma, 42.000 morti, 47.000 morti, scusate, per i tumori e 5.000. Questa è la drammaticità di una epidemia sommersa, che è appunto quella delle morti da fumo. Quindi direi il consumo di tabacco provoca il... Com'è? Morti per tumore da fumo. Sì. No, va benissimo. Il consumo di tabacco provoca il cancro? Sì, il consumo di tabacco è la principale causa di cancro ed è evitabile. Il maggior rischio di cancro deriva dalla combustione del tabacco o dal fumo del tabacco, perché gran parte delle sostanze tossiche, comprese quelle cancerogene, viene prodotta durante il processo di combustione del tabacco. Vedete qui una sigaretta e vedete come i cancerogeni presenti siano notevolissimi, vanno dal noto benzene o da tutti i derivati dell'antracene, che sono stati i primi studiati, ma vedete che anche derivati del cloridrato di vinile, il cadmio, il polonio, il nickel e tutti i derivati del benzene. E quello che è importante ricordare è che la combustione del tabacco, che sulla punta della sigaretta arriva intorno ai 500-600 gradi centigradi, sia il fenomeno di pirolisi che provoca la formazione dei derivati cancerogeni più importanti. Il rischio di cancro al polmone è 20-25 volte superiore negli uomini e nelle donne che fumano rispetto a quelli che non fumano, e badate bene che questa differenza è una differenza che non sia, visto che prima abbiamo citato il Covid e le malattie infettive, non sia neanche nelle malattie infettive una differenza così notevole tra gli esposti e i non esposti ad un determinato sostanza, in questo caso al cancerogeno dei fumo. Il rischio aumenta in maniera direttamente proporzionale al numero di anni in cui si fuma, al numero di sigarette fumate, è inversamente proporzionale all'età in cui si è iniziato a fumare. Sono tutti dati che quindi convergono sull'importanza del fumo come cancerogeno. L'82% dei casi di cancro al polmone in Europa è dovuto al fumo. Ma vedete da questa illustrazione che non c'è soltanto il tumore del polmone, che per l'82% è dovuto al fumo. Vedete che l'84% dei tumori alla laringe è dovuto al fumo, l'11% dei tumori del naso, il 33% dei tumori del cavo orale, il 49% dei tumori dell'orofaringe, il 35% dei tumori dell'esofago, ma anche il 13% dei tumori del pancreas, il 21% dei tumori dello stomaco e di nuovo nella vescica il 50% dei tumori della vescica è dovuto al fumo. Quindi vedete che quasi tutti gli organi del corpo umano possono essere colpiti da tumori indotti dal fumo, con differenze che vanno da quelli meno legati al fumo, come l'ovaio, l'utero, il pancreas, a quelli invece drammaticamente dovuti al fumo, come le prime vie respiratorie e la vescica. È possibile ridurre il rischio di sviluppare il cancro, di morire di cancro smettendo di fumare? Anche qui la risposta è sì. Prove scientifiche dimostrano con certezza che il rischio di cancro diminuisce dopo aver smesso di fumare a qualsiasi età, ma i benefici aumentano in maniera inversamente proporzionale all'età in cui si smette.
Da questa diapositiva si vede molto bene, la linea più in basso è quella dei non fumatori, vedete che il rischio è molto basso, smettere a 40 anni riduce notevolmente il rischio, smettere a 60 anni lo riduce ma c'è ancora una bella impennata, e non smettere, vedete come drammaticamente salga il rischio. Quindi smettere di fumare prima dei 40 anni riduce il rischio di morte per fumo di circa il 90%, le persone che smettono a qualsiasi età riducono comunque il rischio di morte per fumo rispetto a quelle che continuano a fumare. Queste curve credo che siano abbastanza drammaticamente evidenti del problema. E qui sono gli anni di vita persi per chi fuma rispetto a chi non fuma. Vedete che in tutti i casi, sia negli uomini che nelle donne, la riduzione di vita viaggia tra i 10 e gli 11 anni tra i fumatori e i non fumatori. Quindi credo che valga la pena impegnarsi per cercare di far smettere di fumare, impegnarsi per innanzitutto non far iniziare a fumare, perché questi sono i dati che abbiamo a disposizione. Nell'ultima parte della mia chiacchierata volevo farvi vedere alcune iniziative che abbiamo cercato di mettere in atto nella rete oncologica del Piemonte della d'Aosta per ridurre il rischio da fumo, innanzitutto cercando di diffondere le 12 regole europee contro il cancro, che potrebbero, se tutte venissero adottate, ridurre di circa la metà il rischio di tumori. Ma le due regole più importanti del Codice Europeo contro il cancro sono proprio quello di evitare di fumare e di evitare di essere esposti in ambienti dove si fuma. Queste sono le prime due regole del Codice Europeo. Vedete che abbiamo messo in piedi un notevole movimento per diffondere queste informazioni all'interno del Piemonte. Ben 38 partner hanno dato vita a questo movimento, che vedete è stato riassunto da questo farmaco nuovo che abbiamo chiamato Prevenil. È una scatoletta dove dentro, anziché trovare 12 pillole, si trovano le 12 regole europee contro il cancro. E vedete che è interessante anche il bugiardino di questo nuovo farmaco, perché va contro a quelle che sono le normali cose scritte in un bugiardino. La categoria farmacologica è un antitumorale, ma per esempio le precauzioni per l'uso, è raccomandato un uso quotidiano e anche senza consultare il medico. Così come c'è scritto, il sovradosaggio può causare un eccesso di vitalità, benessere e salute. C'è scritto tenere il più possibile alla portata dei bambini, oltre a ridurre il rischio di cancro può ridurre tutto il rischio di un'altra serie di malattie. Quindi è una modalità anche un po' scherzosa, ma per illustrare attraverso la diffusione di questo farmaco, che peraltro è stato diffuso in tutte le farmacie della rete oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta, la possibilità di intervenire su questo importante problema. Un'altra iniziativa che vorrei citare è questa graphic novel che abbiamo realizzato grazie a un contributo di una casa farmaceutica, Pfizer, e all'intervento di un fumettista italiano che è Rosenzweig, che è una novel che potete scaricare anche dal sito della rete oncologica, www.reteoncologica.it. Questa è la pagina appunto del sito, e questo è un fumetto per ragazzi di 12-13 anni, verrà diffuso in particolare nelle seconde medie, dove attraverso appunto una novella sono illustrate le 12 regole europee contro il cancro. Che cosa narra questo fumetto? Un gruppo di ragazzi che vuole vincere una gara di danza di strada, non sapevo neanche bene che esistesse prima di incontrare i giovani e prima di incontrare il fumettista, e che hanno grosse difficoltà e non riescono a vincerla. All'improvviso arriva un professore di matematiche e scienze che dice a questi ragazzi: ma badate che se incominciate a non fumare
a mangiare in modo diverso, a seguire queste regole, vedrete che vincerete questa gara, e infatti la gara viene vinta. E queste cose ve le ho portate perché credo che dobbiamo mettere in campo tutte le forze che abbiamo a disposizione, innanzitutto per dissuadere dall'inizio del fumare, e poi una volta che si fuma per capire che esiste una gradualità, l'abbiamo visto da quelle curve, per cercare di smettere, e se non si riesce a smettere completamente, per cercare attraverso le modalità che qui oggi vedremo illustrate di ridurre i rischi, perché il grosso problema è che un rischio, l'abbiamo visto, è lineare, e quindi si può ridurre con varie modalità, smettendo in diversi momenti, ma anche riducendo in diversi modi quelle che sono l'esposizione ai cancerogeni. Un'altra delle cose che abbiamo messo in campo è il manuale per gli ambienti sanitari liberi da fumo. Qui sono tutte le aziende del Piemonte che hanno aderito alla iniziativa, in cui appunto abbiamo cercato di convincere i professionisti, perché andando ad analizzare in Piemonte chi fumava, abbiamo scoperto che medici e infermieri del Piemonte non fumano meno del resto della popolazione, ma anzi nel mondo infermieristico, soprattutto quello che fa i turni di notte, c'è un lieve aumento del percentuale dei fumatori rispetto alla popolazione normale, pur nei sanitari. Quindi credo che sia un intervento che dobbiamo fare anche in primo luogo nei confronti di noi stessi e nei confronti degli operatori. Questo è quanto un po' volevo dirvi, grazie per la vostra attenzione, ho voluto illustrare in questo modo l'introduzione alla giornata. Mi sembra doveroso. Quello che mi ha colpito, professor Bertetto, è il milione di anni di vita persi, ma in quanto tempo? No, quelli sono gli anni di vita persi rispetto a chi non fuma, cioè chi fuma nella popolazione italiana perde rispetto alla popolazione che non fuma. Sono numeri davvero impressionanti. Poi volevo sottolineare quegli anni di vita o per morte prematura o per disabilità prematura. E il Prevenil è molto famoso in Piemonte, io mi ricordo che lo presenta molto spesso ai convegni, mi dispiace che non ce l'abbia portato, ma volevo precisare che non stiamo lanciando nessun nuovo farmaco, ma è uno strumento di comunicazione molto efficace che il professor Bertetto da alcuni anni utilizza, e quindi dice: prescriviamo degli stili di vita e non solo farmaci. Grazie professore. Grazie a voi. Allora, è di pochi giorni fa la pubblicazione di uno studio spagnolo che ha evidenziato la correlazione tra una scarsa salute cardiovascolare da adulti e un maggior rischio di sviluppare demenza e Alzheimer. Sono due condizioni che tra l'altro fanno molta paura, insomma le persone vorrebbero invecchiare ma farlo nella maniera migliore possibile, insomma senza il declino cognitivo. Quindi dobbiamo ricordare che controllare e limitare l'impatto anche di un solo fattore di rischio ha effetti positivi a cascata su molti organi e apparati e su molte condizioni alle quali magari non ci verrebbe di pensare. Credo che proprio la molteplicità dei fattori di rischio sia l'argomento chiave del suo intervento. Passo quindi il microfono al professor Sebastiano Marra, primario emerito di cardiologia della Città della Salute e della Scienza di Torino e presidente dell'Associazione Amici del Cuore Piemonte. Questa diapo riassume un po' il concetto, che un po' è lo statement di quanto il pensiero corrente dice: la correzione dei fattori di rischio cardiovascolare riduce la mortalità. Signori, solo la mortalità parlo, non parlo della morbilità, non parlo di infarto, non parlo di ictus, di disabilità, proprio la più cruda delle cose, in una popolazione di qualsiasi più di qualsiasi trattamento ottimale terapeutico. Non è una provocazione, ma è un dato di fatto, ripeto, non così conosciuto. E vedete come questa immagine, dove fa pesare purtroppo il fumo così tanto rispetto ai vari fattori di rischio cardiovascolari, però purtroppo è un bilancio estremamente crudele, è vero. Tenete conto che sotto i 50 anni tutti gli infarti, o praticamente tutti gli infarti, hanno il fumo come fattore dominante della malattia. Facciamo un passo indietro per arrivare a questa conclusione. Vedete come già negli ultimi, tra virgolette, decenni, la riduzione della mortalità comunque ottenuta, vedete, tra gli anni 70 e il 2000, in varie nazioni cosiddette ricche o comunque dove si è analizzato bene il problema, si è portata a un dimezzamento della mortalità rispetto agli anni 70. E questo dimezzamento è una cosa abbastanza interessante, se permettete la battuta. Bisogna chiedersi come mai,
com'è che siamo riusciti a questo? Andiamo avanti. Fattori di rischio, li vedete un po' elencati lì in modo, tra virgolette, abbastanza semplicistico. E vedete come 9 di questi, che sono fattori di rischio modificabili, quindi non c'è il concetto di tratto ereditario, e copre più del 90% di quelli che sono gli elementi che determinano un infarto miocardico acuto. E all'interno di questi fattori, la metà o poco più sono dieta correlati, che vuol dire che lo stile di vita alimentare, comportamentale, e qui entra anche il fumo, abbiate pazienza, sono determinanti per la sopravvivenza di questa popolazione. Quindi non sono cose, tra virgolette, impossibili. Ma qualcuno dirà, vabbè, questi sono elementi molto importanti, ma la prevenzione quando inizia? Beh, la provocazione è questa. La prevenzione inizia già nel grembo materno. E pensate alle donne che fumano e andate avanti. Questo per dire come non esiste un'età ideale per fare prevenzioni su tutti i fattori di rischio cardiovascolare, in qualsiasi età. Per cui anche quando uno arriva a 80 anni e ha un problema, tra virgolette, va trattato, va gestito, non è che adesso ho 80 anni e io lo lascio andare al suo destino. Questo però, permettetemi, dal punto di vista psicologico, può rendere le cose un po' problematiche, perché qualcuno dice, ma momento, tu fai del terrorismo psicologico, tu crei insoddisfazione, tra virgolette, togli forse il piacere di vivere a qualcuno. E io rispondo, io penso che uno stile di vita più sano ci permette una vita con meno medicine, ci permette una vita senza disabilità, ci permette una vita più lunga. Ora, signori, parliamo da un punto di vista sociale, etico, io credo che noi dobbiamo andare non tanto sulla piccola e immediata soddisfazione, e qui arriva anche il fumo, per carità, ma c'è anche l'alimentazione, c'è il sale, c'è il comportamento insano nella non attività fisica, perché quello che generiamo noi a livello di arterie e di tutte le arterie, non parliamo di arterie cardiache, tutto l'apparato cardiovascolare è un sistema che è danneggiato, e vedete quello che è la progressione all'interno dell'intima, l'accumulo di cosiddetti aghi di colesterolo su pareti praticamente delicate, progredisce dall'infanzia fino all'età più avanzata. La Società Europea di Cardiologia si è data premura nel classificare l'importanza del sistematico concetto di raccomandare la prevenzione e di fare un assessment del rischio cardiovascolare, soprattutto in individui che hanno una storia familiare con morti premature, diciamo dove c'è una storia giovanile di malattia, dove ci sono vari fattori, tra il fumo, la pressione, diabete, l'assetto lipidico, varie comorbidità. Quindi, e questo è in classe 1, quindi vuol dire che ha delle evidenze assolutamente chiare. Torniamo un passo indietro. Lo studio EMPACT, fatto ovviamente a Liverpool, dal professor Campbell e altri, hanno partecipato anche degli italiani, ha documentato come dagli anni 80 al 2000 la riduzione della mortalità, anche qui ripeto solo mortalità, è stata di questa entità qua, 68.000 eccetera eccetera. Però il confronto è che questa riduzione da punto zero, vedete in qua, è controbilanciata da un aumento di mortalità, da aumento dei fattori di rischio che sono peggiorati, l'obesità è peggiorata, il diabete è peggiorato, l'inattività fisica è incrementata. E dall'altra parte la riduzione di mortalità comunque c'è stata, ma guardate il bilancio. Vedete come la riduzione dei fattori di rischio ha contribuito per più del 70%. Tra, vedete, il fumo fa la parte del leone, purtroppo. E vedete come le terapie migliori, dal bypass aortocoronarico, l'angioplastica, tutto quello che volete, terapie varie, ha fatto il 42%. Quindi già questa evidenza qua ci porta a dire che curare è importante, ma la prevenzione è la terapia più efficace. Lo studio Monica, a cui l'italiano professor Menotti ha dato un grosso contributo in passato, vedete, i 10 anni circa tra metà anni 80 e metà anni 90, ha portato a verificare in 37 popolazioni, notate il concetto di popolazione, non di nazione, 37 popolazioni all'interno di 21 nazioni, una riduzione di mortalità, per motivi cardiovascolari, del 27%. Ma anche qua all'interno di questo vedete che il 21% di questa riduzione, quindi tre quarti della riduzione, è legata a un effetto di tipo preventivo o correzione dei fattori di rischio, e soltanto il 6%, un quarto, a quello che sono, diciamo, i risultati felici delle terapie.
Quindi da questo noi, con la nostra associazione a Torino, gli Amici del Cuore, una onlus che si prefigge quello di diffondere e far conoscere quello che è il rischio cardiovascolare nella popolazione, abbiamo fatto una valutazione con una scheda, chiamiamola una scheda di valutazione dei pazienti in questi anni qua, in questi circa 9 anni, su 12.900 fischia pazienti, scusate pazienti, persone della popolazione. Dove sono state prese queste persone? Vedete qua. Eventi sociali, punti di incontro, sindaci che ci chiedevano di incontrarci, eventi al Valentino di corse, vari, quindi eventi fisiologici in cui sono stati intervistati centinaia e centinaia e centinaia di pazienti, di persone, scusate. Che popolazione abbiamo intervistato? Come vedete qua un 54% di donne, circa quasi 7.000, ma è interessante che l'età media di queste persone, tra virgolette, molto variabile, da sotto i 30 anni, un 3%, a sopra i 70 anni, vedete, 29%, c'è tutto lo scibile umano, ma prevalentemente vedete che i più interessati sono quelli di un'età, diciamo, dai 50 in su, i giovani un po' meno, quindi c'è un po' rappresentato tutto. E la cosa che è particolarmente interessante è che la presenza del numero dei fattori di rischio, parliamo di numeri, abbiamo detto che mediamente sono circa 9 o 10 i fattori più importanti, vedete che da 1 a oltre i 4 sono presenti nel 92% dei maschi e nelle donne, vedete qua, del 93%, soltanto quindi il 7% delle donne senza fattori di rischio, o almeno questa è la presunzione, e l'8% degli uomini senza. Quindi vedete che di lavoro ce n'è tanto, questa è una popolazione non selezionata, casualmente avvicinata a noi. Abbiamo analizzato che tipo di fattori di rischio avessero queste persone e come erano distribuite, perché capire come è una popolazione è la base per poter poi agire. Come sono i fumatori in Piemonte? Può dir poco se diciamo che il 21% dei maschi e il 16% delle femmine fuma, ok? Ma vedete com'è la distribuzione? In rosso vedete le colonie dei fumatori che a, diciamo, sotto i 30 anni o fine 30 rappresenta il 36% e poi per fortuna, e le donne in questo caso sono il 30%, scendono a oltre 70 anni a circa un 10% dei maschi e un 7% delle donne. Questa diminuzione legata a consapevolezza, malattie, morte di popolazione, autoselezione, è difficile dirlo, comunque sia preoccupa molto che questa fetta così estremamente giovanile sia particolarmente rappresentata, anche perché vedete qua, queste diapositive vengono dal New England, vedete come la durata di vita di quelli che hanno mai fumato i never smoke o i former smokers, vedete, è comunque superiore in modo inconfondibile ai current smokers, che vedete qua purtroppo è una curva che negli anni, vedete qui arriviamo a 85 anni, praticamente si assottiglia drammaticamente. E comunque vedete che smettere di fumare conviene sempre. Per le donne è lo stesso tipo di, grazie, stesso tipo di osservazione. Se poi guardiamo, tra virgolette, il comportamento della, questa l'avete vista prima ma ci tengo a ripresentarvela, di durata di vita di questa popolazione. Vedete come 11-12 anni persi di vita in questi due gruppi tra fumatori, diciamo fumatori e mai fumatori. Quindi non è l'opinione di un gruppo di persone o evidenza poco dura, vedete qua. Ma andiamo avanti. Fattori di rischio della pressione arteriosa. La pressione arteriosa purtroppo ha avuto nel tempo una valutazione così un po' ottimistica, si parlava di valori di normalità piuttosto allegri, tipo 140-90. Negli ultimi anni si è visto che si riduce decisamente la mortalità su un numero che è 130-80 e su questo numero qui però ci sconfortiamo quando vediamo che la popolazione maschile che non è ipertesa è appena un 28% e quella femminile un po' meglio 36%. Quindi veramente è una quantità enorme di gente che diventa ipertesa progressivamente con gli anni. Vedete qua la crescita in rosso, sopra i 70 anni abbiamo un 80% di ipertesi. Ora, che sia un fenomeno fisiologico? No. Che sia un fenomeno da gestire? Sì, senz'altro. E vedete come anche piccole variazioni di pressione, tra 120, 130, oltre 130, 140, vedete come la mortalità di queste popolazioni cambia decisamente. Il colesterolo non beneficia come la pressione di un numero sul quale dire sopra di questo, sotto di quello. Ha un aumento lineare del rischio,
senza un vero valore soglia. Questo è un po' il dramma di questo numero qua. Poi i numeri si possono costruire in termini di popolazione, il diabetico deve averlo più basso del non diabetico e così via, tanto per dire. Però nella popolazione da noi osservata vedete come i dislipidemici sono un 23% dei maschi e un 31% delle donne, ma guardate il numero di quante persone non sanno il proprio valore di colesterolo, 30% circa dei maschi, 25% delle femmine. Voi dite, ma sono i giovani che non lo sanno? Non è vero, anche gli anziani, guardate qua. Nella fascia degli oltre 70 abbiamo un 26-27% di persone anziane che non lo conoscono. Diabete altrettanto drammatico, vedete, in condizioni molto simili, anche qua il diabete che è distribuito in modo più uniforme nella distribuzione di età dei pazienti, ma sempre con un crescendo per età, vedete c'è un 30% abbondante di non conosciuta al proprio valore glicemico. Questo vuol dire che probabilmente non ci stiamo pensando abbastanza in termini di società. L'obesità vista come BMI tra 26 e 30, quindi un'obesità, chiamiamola moderata, lasciamo perdere quella severa che è più o meno fissa intorno al 10-11%, vedete, colpisce il 42% dei maschi e il 27% delle donne. E questo non sarebbe, tra virgolette, rilevante se non impattasse con un concetto, diciamo, di abitudine di sedentarietà. Vedete che tra sedentari e obesità c'è purtroppo una correlazione che va avanti in obesità e correlazione con l'ipertensione arteriosa in modo molto altamente significativo. Quindi gli stili di vita vanno visti in termini multipli e incrociati. La popolazione sedentaria in Piemonte, come vedete, sembra così un po' confortante, che circa 40% tra maschi e femmine dicono di non essere sedentari. Si era posto un limite di almeno 3 volte alla settimana mezz'ora di attività fisica, come il camminare con una certa continuità, quindi non era una grande cosa. Vedete comunque che un buon terzo non fa attività fisica. E qui vedete come anche il concetto di sedentarietà e ipertensione arteriosa, prima era obesità e ipertensione arteriosa, ma anche sedentarietà e ipertensione arteriosa, è altamente significativa, soprattutto nella fascia cosiddetta di età media. Conclude dicendo che a questo punto abbiamo delle evidenze estremamente robuste nel vedere come la mortalità di una popolazione, ma di varie popolazioni, vedete qui scozzesi, neozelandesi, inglesi, statunitensi, italiani e così via, vedete le colonnine in rosso dicono, scusate, in scuro, dicono quanto migliora la prognosi di mortalità con la correzione dei fattori di rischio, in grigio vediamo quelle beneficio dei trattamenti, poi c'è una piccola onda di scuro dove non si sa bene cosa capita, ma come vedete è poca roba. Questo rafforza questo concetto e chiudo dicendo la frase di prima: prevenire è più efficace che curare. Vedete come in conclusione, da un 25-55% di caduta della mortalità è data dalle terapie, ma un 45-75% è data dalla modificazione dei fattori di rischio cardiovascolare. Grazie dell'attenzione. Grazie professor Marra, e abbiamo visto proprio questa stratificazione di fattori, e poi vabbè, insomma, noi ci stavamo confrontando con il professor Manzoli sul fatto delle soglie, no? Dell'abbassamento delle soglie, che è una questione che però non ne possiamo parlare qui, ma è estremamente interessante. Quindi insomma anche il cuore comunque ha i suoi bei danni dall'utilizzo, dal tabagismo, e in qualche modo a cascata, insomma, questo studio spagnolo che citavo prima, che ho trovato del tutto casualmente, ci dice che però se il cuore non sta bene, a cascata ci sono tutta una serie di altri problemi. Penso alla cardionefrologia, per esempio, certo. Penso al fatto che cuore e reni abbiano un asse, allora, con cui dialogano. Purtroppo noi parliamo di cuore, io faccio il cardiologo, per carità, però è un problema di vasculopatia. Sì, esatto. Vasculopatia multidistrettuale. Il cuore è quello che fa morire, ma l'insufficienza renale fa morire il giorno dopo, certo, se permettete la certo. battuta. È un'arteriopatia periferica, modifica la prognosi di un individuo in modo drammatico se sommata a un'altra vasculopatia. Quindi il concetto di malattia delle arterie, che il cuore forse rappresenta, come si dice, l'organo più bersagliato e poi quello che di fatto ha un impatto diretto su certe morti, è uno degli elementi.
Ma poi guardiamo il discorso che faceva prima lei. Si avvicini al microfono, altrimenti si lamentano poi da tutto. La vasculopatia, in fondo l'Alzheimer è una malattia di tipo vascolare, molto più complessa. Ma caschiamo sempre nell'area della perfusione distrettuale di organi che hanno bisogno di un'ottimalità. E poi non sappiamo ancora quanto male facciamo su tanti altri segmenti, perché... Cominciamo a fare un piccolo passo allora, quindi il concetto di riduzione del rischio, grazie professore, è al centro della nostra discussione e tra l'altro è uno strumento di salute pubblica già molto inserito, accettata, che ha una grande storia per decine di altre patologie, non solo le dipendenze, anche se proprio nel campo delle dipendenze è di routine. Tra l'altro anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità a un certo punto ha detto anche il tabagismo è una vera e propria dipendenza, smettiamo di chiamarlo come dire vizio, abitudine, eccetera eccetera, è una vera e propria malattia che ha effetti sia fisici che psichici e forse proprio per questo è così difficile da debellare. A questo proposito io sono molto felice di avere qui uno dei massimi esperti in Italia sul tema delle dipendenze, che è il professor Fabio Lugoboni, responsabile di medicina delle dipendenze dell'Università di Verona, che ci farà una panoramica sia sulle dipendenze in sé sia proprio sulla riduzione del rischio come approccio di tutela per la salute pubblica di questi particolari soggetti. Professor Lugoboni, grazie di essere venuto. Beh, grazie a voi dell'invito, sicuramente molto gradito. E nessun conflitto di interesse, mi fa piacere osservarlo, e io sono internista, però mi sono messo come tabaccologo con un punto di domanda. Perché un punto di domanda? Perché, vediamo, perché vedete, se fossi in America, insomma con tutto il rispetto, il professor Michael Fiore del Wisconsin si definisce un tabaccologo, però lui è stato dato l'onore di fare l'orazione funebre quando è morto il Sergeant General Cook. Perciò lui è ritenuto negli Stati Uniti una persona importante. Tra di noi dire che uno fa il tabaccologo, magari non tra di noi, ma in senso più allargato, sembra una cosa addirittura curiosa. Bene, allora abbiamo un problema, Houston, perché abbiamo un problema? Perché fondamentalmente, vedete, non vi è nulla come il fumo che in medicina che riunisca un così forte concentrato di prevalenza, cioè ce n'è veramente tanto, letalità ammazza e negligenza, cioè in poche parole interessa veramente a pochi. Ecco, nonostante ci sia un'offerta, è importante dal punto di vista, ci sono le terapie, ok? Allora, vedete, sotto questo è un buco nero, abbiamo un buco nero perché le cose che ci siamo detti fino adesso, che ci diremo durante la giornata, sono cose che vengono dette agli studenti di medicina. Però quello che viene detto poco è come si fa a smettere, perché quello che conta è smettere. E perciò la formazione universitaria su questo è molto deficitaria. E cosa comporta? Cosa che la medicina di base applica poco il supporto per i fumatori, la medicina ospedaliera, se mi è permesso, ancora meno. Cosa ci dice l'FDA riguardo alle dipendenze? Sto parlando di tutte le dipendenze, dipendenze patologiche. Vedete, l'FDA considera un 30% di miglioramento dei sintomi bersaglio come sufficiente per dimostrare che una certa terapia funziona. Questo perché? Perché la dipendenza è una malattia cronica recidivante. Non dobbiamo solo pensare a smettere, ma dobbiamo pensare a non ricadere. E purtroppo però, quando pensiamo alla popolazione, ma anche in tanti medici, e nel caso delle dipendenze, ci si aspetta una specie di vaccino, molto di moda adesso, no? Cioè smetti e poi l'idea che sia una cosa per sempre. E anche gli strumenti per smettere, ci sono 61 principi attivi, non dico farmaci, 61 principi attivi per label, cioè tipici per l'ipertensione, per tutte le dipendenze. Tabacco, alcol, eroina, cocaina, eccetera, ne abbiamo solo 14. Perciò c'è una grossa discrepanza anche per quanto viene offerto dall'industria farmacologica. Ebbene, vedete, questo è uno studio europeo, non solo italiano, sugli ex fumatori, e vedete, me l'ha raccomandato il medico, 3,6%. Perciò c'è qualcuno che non fa la sua parte, scusate il termine provocatorio, perché... È importante capire che fumare fa male, ma questo il fumatore lo vede tutti i giorni comprando il suo pacchetto. Fondamentalmente bisogna dargli la mano. E allora, vedete anche la faccia di Michael Fiore,
caro amico, e nel 2008, ospite nostro in Italia, disse questa cosa qua: questo è il nostro obiettivo, dobbiamo continuare a calare la prevalenza di fumatori fino a estinguerla intorno al 2045. E dice soprattutto, Michael Fiore diceva nel 2008, dobbiamo in ogni modo evitare che succeda questo, che planiamo a un certo punto e non scendiamo più. Ed è esattamente quello che è successo in Italia. Vedete, nel 2008 che cosa succede? La curva, questi sono dati DOCSA, sono dati ufficiali del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità, vedete che nel 2008 la curva della discesa si è appiattita. Sotto vedete le femmine, sopra vedete i maschi, in mezzo vedete la cumulativa e vedete che noi siamo piatti, non sta più succedendo niente. Ci facciamo i nostri congressi, diciamo quest'anno abbiamo un punto in meno, siamo contenti, peccato che l'anno dopo abbiamo un punto in più e alla fine un passo avanti e un passo indietro. È la nostra Caporetto, in poche parole. È una battaglia contro i mulini a vento, forse? Ebbene, un'altra cosa che sappiamo, ormai sono dati di letteratura, vedete che chi prova a smettere da solo, senza aiuto, l'80% smette, ricade nella prima settimana. Cioè c'è una moria nella prima settimana, perché la maggior parte dei fumatori continua incessantemente a provare, non lo dice nessuno, si vergogna, non lo dice nessuno perché sa che se poi fallisce farà la figura di quello che ha poca forza di volontà, eccetera. No? Peccato che nelle dipendenze la forza di volontà conta veramente poco. E vedete l'astinenza a lungo termine stiamo parlando di mesi e non di anni, vedete, pochissima. E allora, ma la persona che viene aiutata da un centro antifumo, sono queste percentuali? Assolutamente no. Dovete leggerle assolutamente capovolte. Cioè una persona aiutata ha una probabilità molto ma molto più alta di smettere, direi, sul 60, 50, 60, 70%. Ma allora perché le persone non vengono aiutate? Ma molto semplicemente perché non vogliono. È molto semplice. Vedete che i fumatori, nonostante continuino a toppare, per essere chiaro, continuano a farlo da soli. E quindi nei centri antifumo, io ho la fortuna di dirigere uno dei primi 5 in Italia, però facciamo un'azione che alla fine incide poco. Tanti soloni, anche colleghi che portano avanti, non lo dico, lo dico amichevolmente, che portano avanti l'importanza di smettere, però si trovano a dirigere dei centri che vedono 70-80 fumatori all'anno, che è un nulla. E d'altra parte la media di centri antifumo italiano vede 70 fumatori per anno. E quindi bisogna cambiare qualcosa. Allora Sackett ci diceva chiaramente che l'evidence-based medicine si basa su queste cose qua, l'evidenza scientifica. Lo smettere è chiarissimo, l'abbiamo sentito, continueremo a sentirlo. L'esperienza clinica è importante. I costi delle risorse sono importanti. Voi sapete che salvare con le mammografie un anno di vita alle donne costa enormemente di più che non salvare anni di vita facendo smettere le persone di fumare. Però ci dimentichiamo della preferenza del paziente, che è una cosa fondamentale. I pazienti non si stanno rivolgendo ai centri antifumo. Io continuo a dirlo perché se noi pensiamo di essere sugli allori perché ci vediamo i nostri centri antifumo personali pieni di persone, sicuramente cambiamo la visuale perché alla fine incidiamo poco, lo ripeto, no? Vi cito questo lavoro perché è importante, perché questo è un position paper, vedete, questi chi è che del settore riconosce i migliori tabaccologi al mondo. Vengono da tutti i paesi del mondo, Natalie Walker è neozelandese, eccetera, altri americani, Nancy Rigotti è americana, eccetera. Cosa fanno loro? Fanno questo position paper nel 2016 e dicono... dobbiamo promuovere la citisina e call to action. La citisina è un farmaco straordinario, costa molto poco e potrebbe essere un farmaco rivoluzionario. C'è un urgente bisogno di attivazione perché la citisina sia resa disponibile in tutto il mondo, perché questo può salvare tantissime vite umane. Ebbene, nel 2016 è cambiato qualcosa? Non è cambiato assolutamente nulla. Il Policlinico di Verona, dove lavoro, è l'unico ospedale d'Europa che la produce internamente come galenica, perché non c'è una ditta che la produca in Europa, a parte alcuni paesi dell'est europeo, che la produca perché non c'è convenienza. Vedete perciò che anche tante posizioni della scienza restano lettera morta.
Qual è il problema? Non è solo smettere, ma il problema è la ricaduta, perché quando parliamo di sensibilizzazione, che cos'è la sensibilizzazione? È la tolleranza inversa, cioè è l'aumento graduale, e praticamente cioè col tempo c'è un'alterazione recettoriale che porta un'ipersensibilità agli effetti della sostanza, anche dopo la cessazione. Questa è una causa importante di ricaduta. Ci può essere una sensibilizzazione crociata, cioè in poche parole, se io passo, per esempio, smetto di fumare la sigaretta e passo a fumare la pipa, passo a fumare, a masticare il tabacco, cambiano tante cose, ma tutto sommato la nicotina, che è l'unica sostanza che dà dipendenza, può portare a una ricaduta. E questo è il testimonial più importante, Mark Twain, che disse... è facile smettere di fumare, infatti ci sono riuscito veramente centinaia di volte, perché centinaia di volte era chiaramente ricaduto. Ma parliamo ancora di disintossicazione, di smettere, no? Vedete, stiamo parlando di tutte le sostanze, non stiamo parlando solo di nicotina. Vedete che nel 1949 questa definizione, no? La disintossicazione è solamente l'astinenza, è solamente un primo e anche il meno importante passo nel trattare un'addiction, no? E chiaramente il fumo è un'addiction, vero? Vedete, nel 2004 in Australia la disintossicazione è un importante preludio al trattamento, un preludio. Ma da sola non è propriamente un trattamento. Vedete, la disintossicazione da sola non è un trattamento. E in poche parole, la disintossicazione non è un trattamento per la dipendenza. Perché già la medicina persiana... parliamo di oppioidi, parliamo di oppio, eccetera, vedete che diceva che la terapia non è l'astinenza, ma è il mantenimento e la diminuzione graduale della tolleranza. E questi due signori qua, marito e moglie, hanno salvato milioni di vite con il metadone, dicendo cosa? In grandissima opposizione all'interno del loro paese e anche in Europa, no? La guarigione non coincide con la perdita della tolleranza, ma con il rientro del paziente nella sua comunità e con il recupero di una vita normale sul piano sociale, familiare, lavorativo, affettivo. Stiamo parlando di dipendenti dall'eroina, ma fondamentalmente, potete leggerla in altra maniera, probabilmente non siamo molto distanti da quello che stiamo dicendo. E naturalmente, noi per anni in Italia abbiamo usato il metadone male, cioè l'abbiamo usato per un periodo breve. E se leggete l'idea della sigaretta elettronica usata per smettere di fumare, avete la stessa immagine. Noi a quel tempo, mi ricordo quando ho cominciato a lavorare nelle dipendenze, nella regione Veneto si poteva dare il metadone per massimo un mese, perché era un'idea di disintossicazione. E questi sono i dati, vedete, nessun trattamento, un'incidenza dell'overdose, dell'eroina altissima, più il trattamento andava avanti, più il trattamento era efficace. Chiaramente credo che possa essere estrapolato in contesto che potete immaginare con facilità. Però le terapie agoniste, dal greco vuol dire lottatore, le terapie dove noi andiamo a sostituire un prodotto maggiormente dannoso con una modalità o con un prodotto meno dannoso, nel campo delle dipendenze, vedete, sono pochissimi. Noi abbiamo terapie sostitutive sicuramente per l'eroina, il metadone e la buprenorfina che avete visto prima, ce l'abbiamo per il tabacco, molto discutibile per l'alcol, non è la sede, ma per tutte le altre sostanze noi non abbiamo terapie sostitutive. E questo è il grosso crucio di chi si occupa, per esempio, di cocaina, perché noi non abbiamo terapie sostitutive per questi farmaci. Perciò dal punto di vista farmacologico siamo impotenti. E quando abbiamo una terapia agonista, noi addittologi siamo veramente molto contenti. E vado a concludere con un paradosso. Ogni volta che esce un nuovo trattamento o rimedio per smettere di fumare o per fumare meno, c'è una curiosità veramente altissima da parte della popolazione. E parallelamente c'è una resistenza dei medici. Abbiamo sentito che è la prima causa di morte evitabile al mondo. Quando è venuta fuori la sigaretta elettronica, i medici hanno alzato le mani dicendo piano, non sappiamo la sicurezza. È come se gli oncologi di fronte a una terapia rivoluzionaria dicessero ma non sappiamo bene gli effetti collaterali. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una malattia ad altissima letalità. Noi il coronavirus, che bene la dottoressa Rossi parlava prima, no? Il coronavirus ha cambiato tantissimi i nostri paradigmi. Stiamo vaccinando nelle caserme,
stiamo vaccinando in tutte le maniere, stiamo rompendo tutti i paradigmi. Perché? Perché è una malattia letale. E sono i morti del fumo, fondamentalmente. Non solo, ma il coronavirus ammazza tante persone nell'età molto avanzata, con tutto rispetto. Il fumo ammazza le persone nell'età giovane. E bene o male, cosa succede? Dopo un po' i fumatori si stancano. La novità della sigaretta elettronica viene persa. L'interesse per la sigaretta elettronica viene perso. E cosa succede? Che i medici, dopo un bel po', cominciano a interessarsi. Cioè, fondamentalmente, c'è questa latenza. Abbiamo perso il treno. E questa è una cosa che evidentemente non va bene. Ok, questa è la mia equipe. Sono tutti ragazzi straordinari, li voglio salutare. Abbiamo scritto quel volume lì, che può essere reperito, chiedendocelo. Perché? Perché abbiamo contato, l'abbiamo fatto per i medici di base, abbiamo contato il tempo che ci vuole per aiutare una persona a smettere di fumare, che è veramente poco. Però ricordiamoci che la prima cosa, tutti i medici devono far presente che il fumo è una malattia, perciò deve essere scritto nelle cartelle di dimissione degli ospedali, e naturalmente dobbiamo offrire la possibilità di smettere. Se il paziente non ce la fa a smettere, dobbiamo trovare dei sistemi alternativi. Vi ringrazio per l'ascolto. Non se ne vada, professore, solo un minuto, perché lei ha portato dei dati estremamente interessanti. Le chiedo solo di venire qui un pochino più vicino a me. E io mi sono messa la mascherina in maniera che siamo in sicurezza. Sì. Allora, mi ha sorpreso molto il fatto che il medico sia quello che fa il cosiddetto advice solo nel 3,6% dei casi, eppure ha una popolazione in qualche modo già selezionata per le patologie. Quindi è singolare che il medico non abbia questa sensibilità, a meno che non sia, come dire, in prima linea in questa attività di aiutare le persone a smettere. Poi anche molto interessante il dato che l'80% dei tentativi è destinato a fallire entro 8 giorni. E un'altra cosa della sua slide è che l'81% non ha nessun tipo di supporto, o quantomeno solo il 2,4% va in un centro antifumo. Ora, questo mi sembra che delinei un po', non vorrei chiamarlo un fallimento, però insomma comunque una debolezza del sistema centri antifumo, se poi vedono 70 pazienti l'anno. Allora, la mia domanda è, secondo quello che lei ha detto in chiusura, la sigaretta elettronica può essere utile o a smettere o a mantenere l'astinenza di cui che citava? Sì, grazie alla domanda. La sigaretta elettronica va usata bene, la usano bene gli inglesi. Il concetto è, non è uno strumento per smettere di fumare, è uno strumento sostitutivo. Questo non vuol dire che a un certo punto uno dopo uno o due anni non possa smettere la sigaretta elettronica, ma deve essere l'oggetto del desiderio, deve diventare la sigaretta elettronica. Allora potremmo pensare di calare il tenore di nicotina, sostituirlo con aromi solo, eccetera, ma solo nel momento in cui, io dico sempre, non ti sogni più la sigaretta di notte. È quello che diciamo ai nostri eroinomani. Grazie professore. Allora, se mi confermate che dalla regia è tutto a posto, mi sento molto anchor woman in questo momento. E vi presento una persona che comunque conoscerete, tutti gli interessati di questi argomenti, sia di vaping che di tabagismo, è un volto noto, un caro amico tra l'altro. E passerei la parola al professor Fabio Beatrice, docente a contratto presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Torino e ormai noto a livello nazionale e non solo come massimo esperto delle problematiche della cessazione da fumo. Ora, non solo questo, Fabio, noi ci possiamo dare del tu, penso che nessuno si sconvolgerà, perché tu sei anche un profondo conoscitore della sigaretta elettronica, che è un po' il più longevo rappresentante dei dispositivi harm reduction. E quindi insomma chiedo a te di fare intanto una distinzione anche tra le varie disposizioni, dispositivi che sono a disposizione, e che non sempre vengono spesso equiparati, ma effettivamente non dovrebbero essere equiparati. Quindi ti chiedo lo sforzo di fare il divulgatore, forse più che lo scienziato, e di farci capire, fare chiarezza in quella che è un po' la confusione tra le varie alternative al fumo tradizionale. L'argomento del giorno
è che la Ursula von der Leyen ha accettato di fare una consultazione pubblica per cercare di fare di più contro il cancro. E il cancro è un grosso problema per l'Europa, e vedete i numeri nella slide, ma il concetto fondamentale che deve passare è che il 40% dei cancri può essere prevenuto. C'è stato appunto già detto che la prevenzione è un'arma più forte del trattamento e noi medici dobbiamo imparare ad utilizzarla. Ora, che nella prevenzione del cancro e di tante altre malattie come l'ictus e l'infarto ci sia il tabagismo al centro dell'attenzione è sicuro, tant'è vero che le 12 regole contro il cancro declinate da AIRC vedono al primo e al secondo posto la lotta al fumo sia in casa sia negli ambienti di lavoro e inoltre tutto ciò che riguarda le azioni diciamo mirate a guidare la cessazione, a non far cominciare a fumare. E purtroppo il problema del tabagismo, come abbiamo visto dai precedenti relatori, è un problema che non riguarda solo il cancro e le cifre del tabagismo sono purtroppo drammatiche, perché in Europa parliamo di 700.000 morti all'anno, in Italia abbiamo una cifra indicativa di 80.000 morti con una forbice che è compresa tra 70 e 83.000 casi registrati sul sito del Ministero della Salute. Ora, purtroppo, molto in sintesi, i numeri del tabagismo in Italia sono, come ci ha già anticipato Fabio Lugoboni, i numeri di un fallimento, perché su 12 milioni di fumatori noi abbiamo attivi 292 centri censiti dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2020, di 100 di questi 292 non ci sono grosse notizie nell'ultimo anno, circa 8.000 fumatori vengono intercettati nei centri antifumo italiani in base ai numeri dell'Istituto Superiore e la media delle cessazioni è del 45%, anche se si arrivano a punte più alte in alcuni centri di eccellenza dove la numerosità degli afflussi sicuramente è più alta della media dei 70 fumatori all'anno che globalmente riguardano i vari centri. La sostanza c'è stata detta, la maggioranza dei tentativi di cessazione è autogestita e fallisce. La cessazione in realtà ha delle criticità sostanziali, perché ovviamente l'obiettivo fondamentale di ogni fumatore è smettere di fumare, ma la cosa non è semplice. Non c'è dubbio che le strategie di cessazione che si avvalgono di linee guida nazionali e internazionali integrano tutte le proposte dotate del requisito di efficacia e trovano in generale un consenso ampio tra gli esperti, ma nonostante la scienza sia su una posizione di rigore, diciamo prodiga di certezze, la gran parte dei fumatori non riesce a smettere o peggio non ci pensa proprio a smettere. Ed ecco che la lotta al fumo di sigaretta incontra difficoltà in tutto il mondo, anche perché sul fumo di sigaretta convergono interessi economici confliggenti e poi uno dei motivi fondamentali del fallimento è che il fumo di tabacco in realtà è una dipendenza provocata dalla nicotina e non è a caso che il farmaco più utilizzato al mondo per sostenere la cessazione sia proprio la nicotina. La nicotina è vero, è una sostanza vasoattiva che crea dipendenza, tranne alcuni lavori veramente marginali, non ha un ruolo diretto nella cancerogenesi, ma accendendo una sigaretta, che è lo strumento che serve a portare nicotina all'interno del nostro cervello, in realtà si sprigionano 70 cancerogeni certi censiti dagli ARC e oltre 4.000 sostanze fortemente irritanti, e così il fumatore, per assimilare la nicotina, che è quella che gli dà piacere, finisce con inalare anche molte altre sostanze che in realtà sono loro stesse le responsabili del danno alla salute, praticamente ubiquitario, perché riguarda tutti i vari organi ed apparati. E in questo quadro di drammatica resistenza alla cessazione, al sostanziale fallimento delle proposte di contenimento e di ogni linea guida, purtroppo si inserisce pragmaticamente la questione del fumo digitale, che sostanzialmente già nell'idea iniziale del suo inventore, che è il cinese Hon Lik, che era un farmacista, ha l'obiettivo di continuare a inalare nicotina cercando di ridurre al minimo la tossicità da combustione. Hon Lik fumava 70 sigarette al giorno, morì
a causa del fumo di tabacco, ma in realtà mise a punto questa sorta di aerosol con l'idea, diciamo, di assumere nicotina evitandosi il rischio della combustione. Ora, che cos'è la riduzione del rischio? Ma è certamente una forma di prevenzione parziale, non ha l'ambizione di risolvere il problema. Il rischio, peraltro, è una grandezza che non è mai riconducibile a zero, ma la riduzione del rischio è una forma di aiuto al paziente in caso di incertezza e richiede che ci sia una comunicazione del rischio che deve essere corretta e non ambigua. Quindi non è corretto amplificare il rischio di alcuni strumenti o rappresentarli in maniera temibile al di là, diciamo, di ogni logica di buon senso. Sostanzialmente la riduzione del rischio è una forma di gestione clinica ampiamente presente in medicina, ma che casualmente, e lo dico con un po' di malizia, non si capisce perché debba essere assolutamente ignorata nell'ambito del sostegno alle politiche di lotta al tabagismo. Nel senso che in questo momento noi in parecchi paesi del mondo abbiamo delle posizioni estremamente intransigenti rispetto alla dipendenza da nicotina, e se le avessimo nel caso dell'eroinomane o del cocainomane, questo ci porterebbe al paradosso che questa gente non dovrebbe ricevere alcuna proposta terapeutica. Ora, dal mondo, diciamo, dell'elettronica arrivano due proposte. Da una parte abbiamo la sigaretta elettronica e dall'altra il tabacco riscaldato. Entrambe si prefiggono di ridurre il rischio da combustione. Ora, la sigaretta elettronica, molto in sintesi, utilizza liquidi, acqua distillata, glicerina e glicole propilenico, scalda a temperatura di ebollizione producendo vapore, contiene nicotina, può anche non contenerne volendo, contiene aromi, ha una molteplicità di fogge e colori, ha una molteplicità di liquidi ed aromi, mi pare che in Italia ne siano registrati addirittura circa 70.000 di aromi, e ha questa grossa caratteristica della dosabilità della nicotina. Il tabacco riscaldato invece utilizza foglie di tabacco che vengono opportunamente trattate per essere scaldate a una temperatura critica inferiore a quella della combustione, che è circa 400 gradi, al fine di vaporizzare il composto di tabacco. Si usano delle cartucce specifiche, che quindi hanno un inizio e una fine esattamente come una sigaretta, e ovviamente a ogni cartuccia e contenuto di tabacco corrisponde una specifica quantità di nicotina. Questa è una sintesi di come è fatta una sigaretta elettronica, immaginando che alcuni uditori non siano proprio, diciamo, all'interno di questi meccanismi. Io ho girato parecchie aziende, negozi, eccetera, perché sono un curioso e quindi mi piace conoscere direttamente le cose. Fondamentalmente c'è un beccuccio dal quale si inala il vapore, all'interno del quale c'è un riscaldatore che è un mini aerosol, che vaporizza il liquido che può essere messo in contenuta chiusa, diciamo, o in contenuto aperto, nel senso che può essere ricaricato. La parte più cospicua del device è costituito dalla batteria che dà autonomia, hanno poi dei LED di indicazione, a seconda del modello sono diversamente, diciamo, concepiti. Il tabacco riscaldato invece scalda questo tabacco senza portarlo alla temperatura critica di combustione. Abbiamo già detto che vengono utilizzati degli stick con foglie di tabacco. Qui vedete un, diciamo, contenitore, un erogatore di tabacco riscaldato con una trasparenza che dà modo di vedere come viene riscaldato al suo interno questo tabacco, ovviamente un dispositivo che non produce cenere, sicuramente riduce l'odore del fumo. Io ho parlato con alcuni fumatori di questo tipo di prodotto e dicono che sa di tabacco bagnato. Ora, il dibattito sulla tossicità della sigaretta elettronica e in generale sul fumo digitale è molto acceso. E è chiaro che, essendo acceso e avendo opinioni di tipo diverse, il decisore ha difficoltà a comprendere come stanno veramente le cose.
Tanto per semplificare, io ho trovato questo dato del 2020, che vorrei dire però è allineato con tantissimi dati della letteratura. Esistono le review messe a punto dal Ministero della Salute Pubblica della Gran Bretagna, dove ormai diciamo, si parla veramente di decine e decine di lavori, e le indicazioni sono molto chiare, e cioè valutati 19 carbonili e 23 idrocarburi policiclici aromatici, ci dice l'Istituto Pasteur di Lille, finanziato dal National Cancer Institute francese, che fatto 100 il danno delle sigarette tradizionali, il riscaldatore da tabacco risulta dannoso 23, mentre le sigarette elettroniche 1. Secondo le stime del Ministero della Salute della Gran Bretagna, la detossificazione attribuita a una sigaretta elettronica in formato medio viaggia dal 95 al 98% rispetto, diciamo, al livello generale di tossicità. Ora, potremmo discutere per dei giorni senza arrivare a una conclusione condivisa, perché diciamo ci sono posizioni in parte ideologica, in parte anche economica, ma ci sono evidentemente delle esigenze che sono quelle di far fronte a un fallimento, poiché la cessazione si rivela clinicamente fondamentalmente fallimentare nei suoi attuali approcci. E di fronte a questi approcci e di fronte a una tossicità residuale che comunque hanno i prodotti del fumo digitale, non dobbiamo dimenticare, come abbiamo visto dai numeri, che la mortalità per tabagismo è una vera e propria emergenza. E sostanzialmente tutte le attuali politiche sono orientate alla salvaguardia dei non fumatori, ma non immaginano uno spazio, un'attenzione alle persone che hanno il problema, e quindi manca una politica di aiuto ai fumatori. E così, mancando una politica di aiuto ai fumatori, perché le istituzioni gli dicono o smetti o niente altro, a questo punto i fumatori continuano a morire e i morti continuano a venire da questo forte gruppo di fumatori che resiste alla cessazione. La sigaretta elettronica inoltre risente di un altro errore, che è un errore all'origine, devo dire, un errore commerciale, perché era stato considerato uno strumento utile per la cessazione. Ma fumare elettronico non è smettere di fumare, ma è ridurre in maniera importante i danni della combustione, i danni del tabacco combusto. Sostanzialmente potrebbe trovare spazio, come ha trovato nel centro antifumo che io ho fondato già nell'anno 2000, una seconda linea di fallimento, cioè non deve essere proposto con ambiguità rispetto alla cessazione, ma lì dove la cessazione non è ricevibile sicuramente può trovare un suo impiego, e da questa drammatica riduzione dei fattori di rischio combusto possiamo avere un grosso aiuto per quanto riguarda l'impatto sulla salute pubblica e in tante, diciamo, malattie. Quindi la cosa che noi riteniamo di dover stimolare è proprio quella di intervenire con politiche di aiuto nella popolazione resistente alla cessazione, per le quali manca una proposta efficace. Evidentemente esistono delle criticità, no, sul fumo digitale, quindi bisogna uscire fuori da un'ambiguità anche di tipo scientifico. Bisogna chiarire il setting. È un prodotto per fumatori incalliti, la comunicazione deve essere leale, corretta, non esiste una forma di fumo sano, come invece è stato purtroppo fatto negli Stati Uniti, dove a fronte della deregulation americana si creano, diciamo, dei paradossi che non sono possibili in Europa. Devono essere rispettati i limiti in contenuto di nicotina, noi in Europa siamo molto severi, quindi mettere sullo stesso piano gli Stati Uniti e l'Europa è una cosa scorretta da un punto di vista scientifico. Il rispetto dei divieti di vendita ed utilizzo deve essere analogo per tutti i prodotti, digitali o non digitali. E inoltre, diciamo, bisogna parametrizzarsi molto bene su regole e normative europee che rendono la comunità europea assolutamente diversa dagli Stati Uniti, dove la pubblicità è selvaggia, dove è diverso il limite di utilizzo della nicotina. Quindi prendere a modello alcune distorsioni del mercato americano per poi dire perché quindi in Europa è una cosa scorretta, che può fare soltanto chi non conosce dall'interno questo tipo di problema, o perlomeno lo conosce a livello teorico ma non pratico. L'impegno verso i fumatori è una storia che nasce da lontano, e questa idea dell'ultima sigaretta, che diciamo il Cancer Plan
stimola in tutti i modi e le maniere, deve essere un'idea non utopistica, ma deve essere trasferita nella realtà con pragmatismo. Io ritengo personalmente che ci siano ormai sufficienti indicazioni della letteratura per poter accogliere con favore una proposta di seconda linea per i fumatori resistenti alla cessazione. È anche scorretto dire sulla cessazione abbiamo 8.700 miliardi di lavori, sul fumo elettronico ne abbiamo 4 e di minore potenza. Se la scienza andasse avanti soltanto sulla base di ciò che è dimostrato, non avremmo avuto il trapianto cardiaco. Io nel 2002 non avrei fatto per la prima volta al mondo un trapianto di mezza faccia con tre lembi vascolarizzati sincroni, perché non c'era letteratura, eppure l'abbiamo fatto. Quando le indicazioni ci sono e il pericolo incombe, bisogna avere coraggio di agire. Ci sono vari strumenti per agire, ma tutto questo deve andare nella esclusiva direzione della salute della persona e della conservazione della vita. Quindi questo, come medico, ritengo che sia un concetto estremamente importante. Abbiamo interpretato questo bisogno di aiuto dei fumatori anche con una serie di libri. Abbiamo pubblicato lavori già nel 2015 con lo stesso Istituto Superiore di Sanità, dimostrando la drammatica riduzione del monossido di carbonio in chi fuma digitale. Siamo stati richiesti da una importante rivista di salute pubblica americana di un parere su come può essere immaginato il fumo elettronico nell'ambito della salute pubblica. Insomma, c'è un movimento di opinione ampio, è tempo di fare attenzione ai prodotti che vengono classificati come sigaretta elettronica, perché a mio avviso hanno un ampio spazio di intervento, sia pure in linea pragmatica, a sostegno di una fragilità importante diffusa su 12 milioni di persone. Grazie. Fabio, non te ne andare, ho bisogno di confrontarmi con te su un paio di aspetti che personalmente mi hanno colpito abbastanza. Intanto chiedo di accendere le luci. Abbiamo purtroppo fatto il coccodrillo al povero Only, che invece Link, il cinese inventore, sembra che sia ancora vivo, quindi forse... Sarà un parente. Non lo so, però se ci dicono dalla rete, ci hanno detto, guardate che forse è ancora vivo. No, non è vivo. Non è vivo, no, sarà no. Un omonimo, va bene, però insomma adesso poi verificheremo, se tentiamo di non lanciare fake news, ma insomma ci sta anche questo. Invece ti volevo chiedere una cosa, Kenneth Warner, che come tu saprai è il docente emerito di salute pubblica alla scuola di salute pubblica della Michigan, dell'Università del Michigan, ha proprio calcolato la sigaretta elettronica con l'effetto di anni di salute, anni di vita guadagnata e di salute guadagnato. E diciamo che lo chiama uno strumento fondamentale. Allora io mi domando, qual è secondo te il motivo ideologico per cui questo concetto di riduzione del rischio è passato per tante altre patologie? Penso all'HIV, anche insomma è una patologia per la quale la riduzione del rischio ha permesso di renderla una patologia cronica e di non fare più, insieme ai farmaci ovviamente, e non fare più molte vittime, ma che invece nel fumatore non passa. Io ho come l'impressione, noi abbiamo scritto anche dei libri insieme, su questo ci siamo anche molto confrontati, che proprio il tabagista sia considerato uno che, tra virgolette, se l'è cercata e che quindi in qualche modo sì, lo dobbiamo aiutare, ma nemmeno tanto. Cioè il fatto che il Cancer Plan non prenda in considerazione questo strumento come uno strumento di salute pubblica per la riduzione del rischio è quantomeno singolare. E mi assumo la responsabilità di dire che è un'occasione persa. Io ho fatto un accenno rapido alla questione, no? È chiaro che se noi mettiamo da una parte i lavori che sostengono l'efficacia della cessazione teorica e consideriamo la sigaretta elettronica come strumento di cessazione, la sigaretta elettronica sarà per sempre uno strumento perdente. La sigaretta elettronica ha alcune indicazioni bibliografiche di una certa consistenza sulla possibilità di essere utile nella cessazione, ma il suo vero interesse non è quale strumento di cessazione, è quale modo diverso di continuare a inalare nicotina e quindi come strumento di riduzione del rischio. Perché non sia stato considerato questo?
perché il timore, diciamo, di alcuni studiosi, devo dire un po' lontani dalla trincea, perché purtroppo molti di questi decisori parlano essendo molto lontani dalla trincea, cioè non vedono pazienti, eccetera, eccetera, e questi hanno una posizione estremamente, diciamo, intransigente sulla cessazione, non ammettono un piano B. Ora, il piano B deve sempre esistere, e quindi il timore che serpeggia, che ho visto ha suscitato interesse anche molto sulla stampa, e quindi vuol dire un timore, diciamo, non così infondato, è che questa sia un punto perso, un'occasione persa, speriamo non ancora, perché poi il cancer plan dovrà essere definito a fine anno, e quindi speriamo di creare un minimo di attenzione su questo concetto della riduzione del rischio, che non ha l'ambizione di risolvere il problema della dipendenza. Ha l'obiettivo però di ridurre di molto i rischi del fumo combusto. Possiamo dire un tentativo di minimizzazione del rischio, di contenimento. Allora, ci sono una serie di aspetti che sono estremamente cruciali, no? E purtroppo questo succede quando i mondi che girano attorno a certe questioni non si confrontano. Quando parliamo di sigaretta elettronica, ma di che parliamo? Parliamo di 8.000 prodotti diversi, quindi bisognerebbe confrontarsi sugli standard, bisognerebbe confrontarsi sulle certificazioni, bisognerebbe confrontarsi attivamente sulla qualità dei prodotti. Ci sono aziende serie che certificano i prodotti. Questo passaggio non può essere fatto con un disimpegno della parte medica. Bisogna che le parti si mettano attorno a un tavolo. Tu sai che in passato io avevo già avuto questa idea e magari riuscirò a realizzarla a Torino prima o poi. Bisogna che i vari attori mettano al centro l'interesse della salute della persona e si parlino senza schermi. Perché è un discorso che senza le aziende, senza il contributo dei privati che fanno i prodotti, non si porrà. Allora, la chiusura di dire se ne deve fare un farmaco. Io non so se un farmaco sigaretta elettronica sia poi più ricevibile di una sigaretta elettronica acquistata dai tabaccai ovunque, perché se l'obiettivo è ridurre il rischio, più facile è l'assunzione del prodotto, trovare il prodotto e semplicemente sostituirlo. Il problema è che è un approccio commerciale, io questo l'ho visto operando praticamente con i pazienti, non funziona perché esistono una serie di trucchi che affronti sul piano commerciale e che risolvi sul piano commerciale, ma è pur sempre una dipendenza. Ne dico uno banale per gli ascoltatori, diciamo, che non sono qui in sala ma che sono collegati. Banale, la sigaretta ha un inizio e una fine, perché alla fine spegni la cicca, quindi tu hai quel dosaggio di nicotina e lo prendi in quelle 10-12 pippate che durano 2-3 minuti. Quando prendi la sigaretta elettronica e ti dosi la nicotina, che il venditore sa fartelo in maniera adeguata, tu devi avere un'istruzione per cui la sigaretta elettronica deve essere utilizzata nell'uso come la sigaretta normale, perché lei ha un inizio e una fine che è stabilito dalla carica elettrica, dalla pila sostanzialmente. Quindi se tu la usi come ciuccio, quindi fai due pippate e la posi, ti arrivano dei piccoli picchi di nicotina che non ti soddisfano e ti manca poi la sigaretta normale. Allora la sigaretta normale te la pippi, ti dà tutta la nicotina che ti serve e ti lascia soddisfatto. La sigaretta normale continua a essere vincente. Quindi chi conosce le dipendenze da tabagismo o che si occupa di dipendenze, o comunque un medico che ha un'istruzione sanitaria, è assolutamente in grado, se si forma su queste cose, di educarsi. Ci sono per esempio sigarette elettroniche di varia foggia, di vario tipo, quindi va esaminata la portabilità, la persona, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una serie di aspetti nei quali il contributo del mondo medico potrebbe essere determinante, e secondo me noi non possiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo andarci dentro. Ci tengo a dire che io, come Lugo Boni, non ho nessun conflitto di interesse e quindi credo che queste posizioni di scienza debbano essere ascoltate e debbano produrre un cambiamento nella posizione anche dell'ufficialità, che diciamo deve proporsi in maniera più pragmatica e secondo una risposta al fumatore chiede aiuto, fondamentalmente la sua richiesta di aiuto è nei tentativi di cessazione che falliscono, devono essere intercettati e devono poter avere degli interlocutori. Grazie mille a Fabio Beatrice. Allora, a questo punto abbiamo parlato molto di questi fumatori elettronici, nei loro anche modelli, nei loro stili di consumo.
fumo, una ricerca molto recente li ha interrogati e ha chiesto di spiegarsi perché loro usano la sigaretta elettronica, come e perché. Ce lo spiega il professor Pietro Paganini, presidente di Buon pomeriggio innanzitutto e vediamo un po' la voce poi dei diretti interessati, perché altrimenti parliamo sempre di terzi. Invece stavolta sono stati interrogati circa 1000 italiani in una ricerca che ha preso in esame diversi paesi. I colleghi giornalisti troveranno il riferimento scientifico all'interno del comunicato stampa che hanno ricevuto stamattina con embargo per eventuali approfondimenti. Il professor Paganini che ce lo commenta e gli do la parola perché mi sono impicciata a lei. Grazie, spero di non averla impicciata io. No, mi sono impicciata da sola, grazie. Grazie a tutti, grazie a chi ci ascolta da casa. Noi come Competere, e questa è la ragione per cui abbiamo fatto questa indagine, che è l'inizio di un percorso di ricerca naturalmente più ampio. Noi non abbiamo una impostazione né medica, né farmaceutica, né industriale, ma sicuramente di competere.eu, per chi volesse visitare il nostro sito, è un centro di ricerca che promuove oggi politiche per la sostenibilità. E abbiamo trapreso nella ricerca della sigaretta elettronica, o comunque nel mondo legato all'industria del tabacco, quello che è un elemento per noi chiave, che ha a che fare con l'innovazione e con la sostenibilità. Di fatto il nostro centro di ricerca promuove, come dicevo, politiche per la sostenibilità attraverso l'innovazione. E una peculiarità, e questo va riconosciuto e per noi è molto importante, è che l'industria del tabacco di fatto è un'industria antica, se la pensiamo, se la colleghiamo a molte altre industrie, prima è stato definito come sigaretta digitale, che è rimasta di fatto conservatrice per più di un secolo, ma che negli ultimi anni ha visto un'incredibile rivoluzione appunto digitale e di innovazione. Questo fatto ci ha sicuramente affascinato ed è una rivoluzione di innovazione che di fatto porta con sé un tema chiave per noi, che è quello appunto della sostenibilità, perché attraverso questa innovazione si sta andando verso una sostenibilità di tipo salute, quindi il tentativo appunto di migliorare quelle che sono le condizioni di salute dei consumatori, che vuol dire una consapevolezza da parte dell'industria rispetto a quelli che sono i rischi, e di una sostenibilità anche di tipo economico, perché poi di tutto quello che abbiamo parlato ha un impatto naturalmente su quelle che sono le finanze sia dei pazienti, dei consumatori che possono diventare pazienti, sia delle loro famiglie, che poi naturalmente, questo è un discorso che facciamo qui all'Hotel Nazionale di fronte al Parlamento, ma ha a che fare con quelle che è il bilancio e le spese dello Stato e quindi del sistema sanitario nazionale. In questo, abbiamo detto, c'è una consapevolezza forte da parte dell'industria verso questo elemento di sostenibilità. Ora, parlando di riduzione del rischio, ci pare chiaro in questa prima analisi che noi abbiamo fatto che non c'è una eliminazione del rischio e non c'è il fatto che i pazienti, i consumatori che diventano pazienti poi improvvisamente guariscono attraverso l'utilizzo di prodotti innovativi. Quello che c'è, e che ricordava correttamente prima il professore Beatrice che mi ha preceduto, è che c'è uno sforzo nel tentativo di andare a ridurre il rischio. Quindi a livello di politiche noi non possiamo non riconoscere quello sforzo come una via alternativa a una via a questo momento impossibile, che è la via di uccidere o chiudere l'elemento fumo, perché effettivamente poi noi come centro di ricerca abbiamo un'impostazione di natura liberale, non possiamo non essere aderenti ai fatti, cioè i fatti ci dicono che oggi eliminare il fumo dalla vita dei cittadini è semplicemente impossibile e semplicemente non si sta realizzando. Allora, come diceva giustamente Beatrice, è bene considerare un piano B, che è un piano di estremo pragmatismo, e cioè considerare quali possono essere le vie alternative per ottenere questa sostenibilità. E sicuramente una delle vie alternative che è stata appunto individuata sono queste dei nuovi i prodotti di nuova generazione. Tra questi prodotti di nuova generazione c'è naturalmente quello delle sigarette elettroniche, appunto, come è stato già segnalato, è quantomeno paradossale che nel sistema legislativo continentale, europeo e naturalmente in quello italiano oggi non esista una distinzione o comunque un riconoscimento tra quella che è l'industria del tabacco tradizionale, quindi la sigaretta tradizionale, e invece quella che è la parte innovativa, che appunto si sta sforzando di andare verso un sistema di sostenibilità del rischio, sostenibilità del sistema
economico, sostenibilità a livello sanitario. Ecco, come Competre noi abbiamo iniziato un percorso di ricerca in questa direzione per capire quale può essere la direzione che il legislatore può andare a prendere. Per farlo, naturalmente, abbiamo bisogno di una serie di informazioni che poi sono parte del nostro metodo di ricerca, cioè usiamo molto per esempio nel settore alimentare, e cioè quello di capire esattamente poi qual è il comportamento finale, cioè del consumatore. E non dimentichiamoci altro, un altro elemento che ci tengo a segnalare, appunto, come pensatoio che ha un approccio liberale, che c'è anche una consapevolezza da parte del consumatore. Quindi non dobbiamo pensare al consumatore solo come un elemento passivo che subisce quello che gli capita nella vita, ma il consumatore è assolutamente un soggetto consapevole che con le dovute informazioni, con l'accesso all'informazione, è in grado di compiere delle scelte assolutamente libere. Il tema è anche quello di fornire delle informazioni. Con questa nostra ricerca abbiamo voluto anche comprendere qual è il tasso di informazione che i consumatori hanno rispetto a certi prodotti. Ora, siamo in una fase iniziale della nostra ricerca, quindi siamo ancora su un percorso molto lungo, che però ci dà già delle indicazioni. Allora, con Health Diplomat e in particolar modo poi con l'utilizzo di un'azienda, appunto di una società di consulenza che fa ricerca sul campo, che è Kantar, ci siamo posti una serie di domande e abbiamo ottenuto una serie di risposte. La prima risposta è sicuramente, che vi anticipo e poi leggerò più brevemente quello che è la nostra survey, che comunque poi immagino possa essere a disposizione di chi ci sta seguendo, chi vuole avere più informazioni, è che prima di tutto c'è una consapevolezza da parte dei consumatori che sono stati intervistati di cosa sia per esempio la sigaretta elettronica, il cosiddetto vaping o lo svapare, cioè sui 1000 che sono stati intervistati la maggioranza sa che cosa esattamente sia il vaping, quindi non è che utilizza il vaping così casualmente, ma sa esattamente di cosa si tratta, sa eventualmente cosa possono essere gli effetti del vaping e quindi a conoscenza, per esempio, in una delle domande che vedremo, che il vaping può avere un rischio ridotto rispetto a quella che è la sigaretta tradizionale, quindi lo considera anche e lo affronta anche come uno strumento meno dannoso rispetto alla sigaretta tradizionale. Tra le altre cose, molto importante sul mercato italiano, noi naturalmente parliamo di mercato italiano, quello che, e questa è una ricerca poi che ha avuto anche dei risvolti internazionali, cioè ha riguardato altri paesi, purtroppo non tutti i paesi per una questione appunto di disponibilità, però sicuramente nel mercato italiano quello che si può evincere e che vedremo poi nelle slide è che non c'è un gateway, cioè il tabacco la sigaretta elettronica è uno strumento visto come rischio ridotto per eventualmente ridurre il consumo della sigaretta tradizionale e non al contrario uno strumento invece per arrivare alla cosiddetta sigaretta tradizionale o addirittura all'utilizzo di altre sostanze che invece, come avete ricordato in precedenza, abbiamo negli Stati Uniti, cioè esattamente il percorso opposto. Vado alle slide in modo rapido e naturalmente poi per chi ci sta seguendo soprattutto da casa possono essere a disposizione e poi sicuramente siamo a disposizione anche noi magari in via informatica, in via digitale per rispondere se si volessero a delle richieste particolari di domande. La prima fase, la prima parte è quella dell'uso della sigaretta elettronica e dei prodotti da tabacco e naturalmente tutti coloro che abbiamo intervistato erano in qualche modo utilizzatori di sigarette o anche di sigarette elettroniche e comunque tutti hanno utilizzato sia la sigaretta e una grossa parte di questi ha utilizzato anche la sigaretta elettronica. Tra 9 su 10 che fumano sigarette, la maggior parte, in particolar modo in Italia, lo fa quotidianamente, cioè un 66% lo fa a livello quotidiano, un 74% almeno fuma una volta nella settimana. Quindi stiamo parlando di fumatori, se vogliamo, che hanno una consapevolezza di quello che stanno facendo e non di un fumatore cosiddetto casuale. 3 su 5 invece fumano più di 7 sigarette al giorno, quindi sono considerati dei fumatori frequenti. Questo naturalmente per quanto riguarda il mercato italiano e lo stiamo dando come analisi di contesto.
Tra gli italiani, quindi, fumatori, molti sono quelli che tendono a fumare più di 7 sigarette o intorno alle 7 sigarette al giorno. Quindi io non sono un fumatore, per me 7 sigarette al giorno sono già una buona quantità. L'altra notizia interessante è che su 5 fumatori comunque 2 vanno a svapare quotidianamente, quindi c'è un utilizzo della sigaretta elettronica abbastanza elevato, che in Italia è più elevato di quanto viene negli altri paesi che sono stati analizzati. In particolar modo, tra questi, per essere più vicini come intensità di fumo, c'è il Giappone e c'è anche la Spagna. Muovendoci, quello che altro c'è di interessante è che comunque gli svapatori tendono a favorire dei prodotti all'interno dei quali, come dicevate in precedenza, c'è la nicotina, e c'è anche un livello alto di nicotina, che naturalmente più sale il livello di nicotina più scende la percentuale di quelli che lo utilizzano, però l'Italia rispetto all'estero ha percentuali di nicotina spesso più elevate. Ecco, questa era un'analisi più di scenario, che naturalmente ha molte più sfaccettature, ma qui ve le ho riassunte. Quello che invece è più interessante, secondo me, per tutti noi, sono, e soprattutto per noi come studio, sono le ragioni per cui si utilizza una sigaretta elettronica o per cui si va a svapare. E la prima di queste considerazioni è quella di ridurre l'utilizzo del tabacco tradizionale, dove il 34% degli intervistati che avevano più possibilità, attenzione, in questo caso non solo di dare una risposta singola ma una risposta multipla, la maggior parte, cioè il 34%, che è il numero più alto, ritiene che si possa ridurre il rischio riducendo il numero di l'accesso alla sigaretta tradizionale. E poi comunque va ricordato che le altre due percentuali più alte sono quelli che utilizzano la sigaretta elettronica come strumento per rilassarsi o come strumento di piacere, quindi inseriamoli nella categoria dello svago. Ma c'è anche una percentuale molto più alta, che qui non so se si vede nelle slide, che è del 25%, che invece ritiene la sigaretta elettronica uno strumento addirittura per smettere di fumare la sigaretta tradizionale. La maggior parte degli svapatori che sono intenzionati a smettere di fumare ha tentato più volte, spesso usando il cosiddetto cold turkey approach o altre tipologie di approccio. Quindi chi ha utilizzato la sigaretta elettronica ha già provato in qualche modo di smettere. Naturalmente il cold turkey approach, voi medici lo sapete meglio di me, è il modo più radicale, più drammatico di smettere, cioè di appunto non utilizzare, come il famoso Hume faceva, cioè di non mangiare più il turkey freddo. In questo caso la volontà è quella, tu ridi in quanto americana, la volontà è quella di smettere totalmente rispetto a un prodotto che improvvisamente si vuole rifiutare. Ecco, quando si va, interessante rispetto ai cosiddetti flavor, ai gusti, ai taste delle sigarette elettroniche, quello che è interessante è che nel mercato italiano c'è molta varietà. Naturalmente il sapore, diciamo il flavor che viene utilizzato di più è quello del tabacco, seguito dai sapori ai frutti e quello poi al mentolo. E anche qui si potrebbero, volendo, fare delle interpretazioni dove, per esempio, questa varietà, ma con la prevalenza di tabacco, si ricollega alla risposta precedente come volontà di ridurre il consumo di sigarette tradizionali, passando a un prodotto che è comunque considerato meno dannoso. L'altro elemento su cui ci siamo naturalmente soffermati è quello della percezione del rischio che gli svapatori naturalmente hanno. Ecco, sulla percezione del rischio è interessante perché per la maggior parte degli italiani intervistati, naturalmente parliamo di persone che fumano o comunque svapano, la sigaretta elettronica, quindi lo svapamento, è considerato come meno pericoloso rispetto alle sigarette tradizionali. Qui abbiamo una forbice piuttosto ampia, dove il 12% pensa che
la sigaretta elettronica sia più pericolosa della sigaretta tradizionale, mentre il 58% al contrario pensa che sia meno pericolosa della sigaretta tradizionale, o meno dannosa, meno harmful, mi viene segnando in università americana, poi perdo anche l'italiano, mentre solo il 5% ritiene che sia assolutamente meno dannosa e non abbia effetti sulla salute. Per un italiano su tre, invece, andando muovendoci velocemente, il vaping, se ha dei problemi, sono tendenzialmente problemi di tipo respiratorio, okay? Mentre poi tra gli altri problemi che abbiamo individuato, per esempio, ce ne sono alcuni che sono legati alla salute, poi ce ne sono altri che evidentemente sono legati a informazioni che si trovano in rete, per esempio problemi di tipo dentale, eccetera, ma queste sono percezioni più basse. Però anche qui si evince che il consumatore però ha un certo grado di informazione, cioè ritiene che comunque se ci sono degli effetti, questi effetti sono legati a problemi di tipo respiratorio. Guardando invece all'aspetto propriamente salute, meno della metà degli italiani che abbiamo intervistato è consapevole dei rischi per la salute, quindi solo il 42% degli italiani pensano che ci sia un rischio per la salute legato allo svapamento. Questa slide possiamo anche saltarla. L'altro elemento che siamo andati a discutere è quello invece delle relazioni che ci sono a livello familiare, no? E quindi per esempio l'utilizzo della sigaretta elettronica da dove deriva, cioè un utilizzo casuale, prima ricordavate dei giovani che possono accedere alla sigaretta elettronica, quello che abbiamo notato è che comunque, questo ve lo riassumo velocemente perché sono più slide, è che comunque nel circolo di relazioni più strette, quindi familiare o amicale, Nel fumatore ci sono o altri fumatori all'interno della famiglia o fumatori, come poi si evince nelle slide successive, che all'interno del circolo degli amici o all'interno del circolo della famiglia ci sono comunque familiari o amici che fumano la sigaretta, che svapano, utilizzano la sigaretta elettronica. Quindi non è mai un principio casuale, non è mai un principio autonomo, ma comunque si vive in un contesto dove ci sono sicuramente altri svapatori. Come vi dicevo, e mi soffermo qui, questo è solo l'inizio di un percorso di ricerca appunto che stiamo facendo, che però ci dà già delle indicazioni. Cioè la prima indicazione è che comunque il consumatore è piuttosto informato rispetto alla sigaretta elettronica, la sa distinguere rispetto al prodotto del tabacco tradizionale. Possiamo affermare che è abbastanza consapevole di quelli che sono gli effetti ed eventualmente i rischi della sigaretta elettronica rispetto alla sigaretta tradizionale. Riconosciamo che c'è una tendenza a sostenere il prodotto sigaretta elettronica come un prodotto meno dannoso rispetto alla sigaretta tradizionale o prodotti di tabacco tradizionale. E attenzione, questo è un elemento che di nuovo in chiave di policy o in chiave legislativa è fondamentale, perché se noi abbiamo un consumatore che comunque ha una certa serie di idee, il legislatore di questo ne può tenere, ne deve tenere assolutamente in conto. Alcuni consumatori, come abbiamo visto, considerano il prodotto sigaretta elettronica comunque come un prodotto per eventualmente, come un passaggio per arrivare alla cessazione o comunque alla diminuzione del prodotto sigaretta tradizionale. E poi infine, mettendo insieme i dati, possiamo anche raggiungere la conclusione che questo non ci sia un processo di gateway. Cioè non siamo nella condizione di dire si arriva alla sigaretta elettronica per poi arrivare al prodotto tabacco tradizionale e poi eventualmente ad ulteriori prodotti, come poi abbiamo letto delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, ma semmai nel mercato italiano, mercato europeo, ma parlerei più precisamente del mercato italiano, abbiamo esattamente un processo opposto, cioè si arriva alla sigaretta elettronica passando come punto di partenza dal tabacco tradizionale,
tradizionale ed eventualmente andando a una riduzione del tabacco tradizionale o andando addirittura alla cessazione del tabacco tradizionale. Questo significa naturalmente che in un processo, ripeto, siamo all'inizio, ma dal nostro punto di vista in un processo legislativo e di policy è quasi paradossale avere una singola legislazione per un prodotto di tabacco tradizionale e prodotti di nuova generazione, quindi eventualmente anche lavorare da questo punto di vista. Grazie. Grazie, professor Pagadini, mi viene di chiamarti Pietro perché poi noi parliamo anche di altre cose, siamo We Are American. E adesso ti volevo però, volevo un attimo confrontarmi con te su un aspetto che mi era piaciuto. Mi ha colpito il livello di consapevolezza del consumatore italiano e il fatto che un utilizzatore su tre usa il dispositivo elettronico come uno strumento di allontanamento dalle sigarette tradizionali. Un altro dato estremamente interessante è che uno su quattro l'ha utilizzato proprio con l'intenzione di smettere del tutto. Questo mi riporta un pochino al fatto che non è uno strumento per smettere, ma che se una persona volesse usarlo per smettere, forse può avere, come dire, un manuale o qualche cosa per utilizzarlo correttamente, perché abbiamo visto che poi gli aspetti sono molteplici, il gusto, la gestualità, gli aromi. Ho notato che il 41% degli italiani tra gli aromi usa comunque quelli a base di tabacco, che sono quelli che più gli ricordano l'esperienza del fumo tradizionale, il 58% i fruttati. Sono tutti aspetti che secondo me dovrebbero poi essere forse sistematizzati in una forma di counseling per chi in qualche modo vuole avviarsi verso un percorso ulteriore. E ti ringrazio. Adesso noi tentiamo un triplo salto carpiato a sinistra, cosa che, della quale io non sarei mai in grado, ma tecnologicamente, perché ci dobbiamo connettere con i veri stakeholder che sono i consumatori. E quindi io chiedo alla regia di aiutarci, anche perché io non ho il PC per cui non ho il controllo di nulla, e aiutarci a collegarci, ci siamo quasi, con il ragionier Carmine Canino, che è il presidente di AMPVU, che è l'associazione che riunisce i consumatori di sigaretta elettronica. E quindi insomma diciamo che lo stakeholder principale infatti si sta mostrando nell'attività istituzionale da statuto dell'associazione, e gli do la parola perché tu Carmine, cioè, noi ci conosciamo insomma da un pochino di tempo, sei anche abbastanza agguerrito su questo argomento, e i risultati del Cancer Plan, la posizione che hanno avuto gli esperti non ti è particolarmente piaciuta. No. Stiamo facendo una bella battaglia anche in Europa tramite i nostri parlamentari europei componenti la commissione PECA. Perfetto, allora ti lascio la parola per il tuo intervento, eventualmente se poi alla fine mi incuriosisce qualcosa mi permetto di farti una domanda. Come no, innanzitutto volevo tranquillizzarvi perché ho link è vivissimo e fa anche il consulente per aziende di sigarette elettroniche. Quindi diciamo tranquillizziamo un po' tutti che è vivo, vegeto e attivo pure. Grazie infinite. In realtà così gli abbiamo allungato la vita, quindi noi siamo con la coscienza a posto. Perfetto. Abbiamo spattato questa cosa. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io inizierei con la giornata mondiale senza tabacco che è tenutasi a Roma lo scorso 31 maggio. Dove è emerso un dato certo ed inconfutabile. I fumatori in Italia sono ad oggi circa 12 milioni e tra questi molti sono soggetti affetti da patologie fumo correlate. E nelle varie relazioni presentate proprio durante la giornata mondiale senza tabacco, nello specifico nel confronto tra la tossicità dei vaporizzatori personali che utilizzano un e-liquid e il fumo di sigaretta tradizionale, il risultato, pur se scontato a favore dei vaporizzatori in termini di minor rischio e quasi certamente di minor danno, non ha comunque dato l'impressione di una ridotta ostilità rispetto agli anni passati nei confronti di questi strumenti che noi consumatori di sigaretta elettronica utilizziamo giornalmente. Vi cito qualche numero. Come riportato recentemente sulla testata specializzata SIG Magazine,
Dal nuovo rapporto Eurobarometro 2020 si evince che il tasso generale dei fumatori europei è diminuito di 3 punti percentuali, attestandosi al 23% rispetto all'ultimo rilevamento del 2017, perché è triennale il rilevamento. I paesi più virtuosi sono la Svezia con il 7%, seguiti poi da Regno Unito e Olanda, che hanno entrambe il 12%. Tra questi tre paesi se ne trovano due che hanno puntato su prodotti a rischio ridotto, e sono la Svezia, che è l'unico stato dell'Unione in cui viene consentita la vendita dello snus, e il Regno Unito, che ha addirittura inserito la sigaretta elettronica nelle strategie di salute pubblica. L'Italia in tutto questo si colloca nella parte medio-bassa di questo elenco, con una percentuale di fumatori che arriva a circa il 23%, quindi diciamo quasi in linea con la media europea. Più della metà dei vapers, il 57%, dichiara di usare le sig per smettere di fumare o ridurre il consumo di tabacco. Il 37% perché è convinto che sia meno dannoso del fumo. Il 23% invece ha la scelta perché è meno costosa, e il 20% per la varietà dei gusti. Ad aver smesso completamente di fumare grazie alla sigaretta elettronica è circa il 33% degli utilizzatori. Ricordo che era il 14% nel 2017, quindi come potete vedere sono triplicati questi dati, mentre un ulteriore 27% ha ridotto il consumo di tabacco proprio grazie all'utilizzo della sigaretta elettronica. Insomma, per farla breve, quasi 6 utilizzatori su 10 hanno completamente cessato o ridotto il consumo di fumo combusto con il vaping. I dati appena menzionati ci invitano ad una seria riflessione. C'è ancora molto da fare nella lotta al tabagismo, superando le classiche ed inefficaci politiche istituzionali spesso legate ai centri antifumo e al numero verde per il sostegno ai fumatori. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, in Italia, su oltre 12 milioni di tabagisti, appena 8.000 si rivolgono annualmente ai 292 centri antifumo. Diceva tra l'altro il professore Beatrice che quest'anno erano 192 perché 100 si erano persi per strada, forse per causa del Covid. E di questi tabagisti solo circa la metà riescono nell'intento di abbandonare il fumo combusto. Per non parlare poi del numero verde, del tanto sannato numero verde, quello che troviamo impresso sui pacchetti di sigarette, giusto per intenderci, che è stato contattato, udite bene, da circa 11.000 persone su oltre 12 milioni di fumatori, cioè pari a circa un fallimentare 0,09%. A tal proposito ci piacerebbe conoscere anche i costi che il Ministero della Salute sostiene annualmente per il mantenimento di questi due inutili servizi. Per incidere sugli oltre 10 milioni di fumatori che dobbiamo far smettere, un dato certo è che non possiamo più aspettare. Promuovere e assicurare la possibilità di accedere a prodotti potenzialmente meno dannosi, credo sia arrivato il momento di dire che è il nostro preciso dovere. Le istituzioni italiane preposte si sono sempre approcciate sino ad oggi a questo tema mettendo in atto solo politiche economiche volte solo ad introitare dal comparto e dagli attori della filiera e di noi consumatori, trascurando però l'informazione in materia medico-scientifica e la tutela della salute dei cittadini, che è ed avrebbe dovuto essere tema primario. Vorrei ricordare che il diritto alla salute è sancito tra l'altro dall'articolo 32 della Costituzione italiana. Dovrebbero essere abbandonati i preconcetti che vedono i prodotti a potenziale rischio ridotto ed il tabacco combusto equiparati sullo stesso piano di dannosità ed i pensieri utopistici sul tema, adottando invece un approccio basato sulle evidenze scientifiche. Al momento le istituzioni sanitarie italiane ed europee sono ancora scettiche nel considerare il potenziale per la riduzione del danno da fumo
delle sigarette elettroniche, anche dal punto di vista della riduzione dei costi legati alla salute rilevanti dal sistema sanitario nazionale. Ne sono riprova il report sul Cancer Plan pubblicato di recente dalla Commissione Europea e il report dello SCIR. Sorprendentemente, se andrete a leggerli, la sigaretta elettronica non è neanche menzionata tra gli strumenti di riduzione del danno da fumo, né come strumento di harm reduction. Al contrario, invece, diversi paesi hanno adottato politiche a favore del vaping per ridurre la percentuale dei fumatori in pochi anni attraverso l'analisi dei contributi scientifici che ne hanno certificato il potenziale minor impatto dannoso per la salute umana, oltre alle migliaia di testimonianze di persone che grazie ai vaporizzatori personali hanno smesso o diminuito il consumo di sigarette tradizionali e incrementando altresì la qualità della propria vita. Affermava il compianto professor Veronesi che il fumo non è un problema solo oncologico, ma è una delle maggiori sfide alla salute pubblica italiana ed europea. Ed è proprio in tale direzione, e tenuto conto dei dati sinora esposti, che noi di AMPV poniamo oggi una conseguente e naturale domanda al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed a tutti i soggetti che si occupano di sanità pubblica in Italia. Non vale la pena che anche nel nostro Paese si intraprenda un percorso per considerare i vaporizzatori personali strumenti per la riduzione del danno da tabacco combusto? Non vale la pena investire oggi sulla prevenzione, magari puntando proprio su questi strumenti per la riduzione del danno da tabacco combusto, invece che spendere il doppio delle risorse per curare le malattie fumo correlate un domani? Come detto in precedenza, bisogna prendere atto che chi ha iniziato ad utilizzare la sigaretta elettronica lo ha fatto prima di tutto perché ha deciso di smettere di fumare o per ridurre l'uso del tabacco tradizionale. La quasi totalità dei fumatori non riesce, come si diceva prima, o non vuole smettere di fumare, e per essi oggi non esiste, ahimè, un piano da parte delle istituzioni sanitarie italiane. Dopo tutte le evidenze scientifiche prodotte sino ad oggi, non solo è grave considerare i vaporizzatori personali nella lotta al tabagismo, continuando così ad esporre milioni di fumatori al rischio cancro, ma ancora di più paradossale è che gli stessi continuino ad essere equiparati al fumo tradizionale. In questo senso, molti sono gli appelli della comunità scientifica, della politica, della società civile, che si concretizzano in azioni lodevoli come la recente pubblicazione di un manifesto a favore della riduzione del danno in generale a livello europeo, che però molto spesso restano inascoltati dai nostri legislatori. Vorremmo quindi chiarire oggi, una volta per tutte, che le sigarette tradizionali contengono tabacco, i vaporizzatori personali no. Le sostanze generate dalla combustione del tabacco sono altamente cancerogene. E a tal proposito vorrei ricordare proprio che la forza dei vaporizzatori personali è insita proprio nella possibilità di scalare il quantitativo di nicotina nel tempo, fino ad arrivare ad una completa disassuefazione. Disassuefazione che altri strumenti ad oggi non consentono di arrivarci, in quanto non c'è nessuna possibilità di scalare la nicotina. Il processo di vaporizzazione dei liquidi da inalazione riduce del 95% i danni del fumo, come stimato dal Public Health England, dato che fino ad oggi nessun detrattore della sigaretta elettronica è riuscito a confutare con delle evidenze scientifiche. Certo, siamo consapevoli che tanto ancora bisognerà fare per rendere il vaping uno strumento più efficace e sicuro, ed è proprio per questo motivo che intendiamo aprire ad un costruttivo e utile dialogo con le istituzioni sanitarie ed europee. Occorre però un'indispensabile e rinnovata apertura istituzionale, con l'obiettivo di promuovere, in Italia ed in Europa, una seria e indipendente ricerca scientifica, mirata soprattutto allo sviluppo di strumenti di vaporizzazione e dei liquidi sempre più sicuri, efficaci e in grado di fornire maggiori garanzie di qualità per noi consumatori, come ricordato anche in apertura dall'onorevole Bologna nel suo intervento.
Per tale motivo riteniamo che un approccio intelligente e proficuo possa essere proprio quello di confrontarci con le istituzioni sanitarie allo scopo di promuovere ricerche scientifiche indipendenti e proporre soluzioni che vadano proprio in questa direzione. Capite bene che avere come obiettivo l'eliminazione di ogni dipendenza è certamente prioritario rispetto a tutti, ma per ottenere un tale risultato bisogna intervenire su campagne di sensibilizzazione mirate ed efficaci e facendo conoscere all'opinione pubblica l'esistenza di questi mezzi per la riduzione del danno. A tal proposito... Carmine, scusami, e non devi muovere i fogli, altrimenti si sente molto il fruscio e non si sente la tua voce. Quindi più piano i fogli e poi avviarti alla conclusione, grazie. Ah, ok, perfetto. Okay. E stavo dicendo che per quanto riguarda, contrastare un attimo quello che avevo sentito prima, che le SIG, per quanto ci riguarda, è un prodotto di consumo e non può essere assolutamente classificato né prodotto come dispositivo medico. Stavo dicendo, smettere di fumare può essere estremamente difficile e quindi gli operatori sanitari dovrebbero fare la loro parte, a nostro avviso, iniziando a consigliare i fumatori su tutti i modi e gli strumenti ad oggi disponibili per smettere di fumare e comunicare informazioni accurate su tutti i prodotti che il mercato offre oggi e non indirizzando le scelte solo su una parte di essi. Ci chiediamo perché i medici italiani, a differenza dei loro colleghi di molti paesi europei, non facciano di tutto per diffondere e far conoscere i mezzi per la riduzione del danno ai propri pazienti fumatori, essendo oramai acclarato che i vaporizzatori personali riducono notevolmente il danno rispetto alle sigarette tradizionali. La sfida che noi oggi lanciamo dunque è quella di far capire che il vaping e il fumo non sono la stessa cosa e soprattutto non vanno trattati allo stesso modo. Per l'insieme di tali ragioni riteniamo auspicabile poter procedere, anche per tramite della costituzione di un tavolo tecnico con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità, ad una rivalutazione di questi strumenti di riduzione del danno, che hanno quale reale ed unico obiettivo quello di aiutare i fumatori ad abbandonare il fumo di sigaretta tradizionale e promuovendo una sana e corretta informazione sulla sigaretta elettronica e in particolare sulle potenzialità che i prodotti hanno nella lotta al tabagismo. L'auspicio di noi svapatori è quindi quello di vedere finalmente anche il Ministero della Salute italiano approvare, promuovere ed incentivare la conoscenza e l'utilizzo di tali strumenti di riduzione del danno, che risultano di gran lunga più efficaci rispetto a farmaci o ad altre terapie. In conclusione, il vaping quindi, come unica alternativa al fumo di tabacco combusto e come momento significativo di crescita per il nostro Paese, che vuole, può e deve anteporre e garantire prima la salute dei propri cittadini. Grazie. Grazie a te, Carmine. Scusa, ho molto ritorno e ho di difficoltà. E quindi ti direi, scusami. Ok, e quello che volevo dire, cioè mi sembra che voi abbiate preso anche una posizione rispetto al Cancer Plan e vi state muovendo per avere un'interlocuzione come consumatori rispetto a questa politica della Europe Free Tobacco entro il 2040, insomma. Sì, guarda, allora noi abbiamo, ti dico gli step che abbiamo fatto, noi a giugno dell'anno scorso e la Direzione Generale Salute della Commissione Europea ha voluto un'audizione con le associazioni di consumatori dei vari paesi e, a giugno dell'anno scorso fummo sentiti noi e diedimo le nostre ragioni spiegandogli che un piano europeo non poteva non tenere in considerazione
la riduzione del danno provocata dal fumo o danni da fumo correlato. Abbiamo più volte sollecitato anche la Commissione europea a prendere posizione. Lo stesso onorevole Fiocchi si era fatto portavoce di inserire all'interno del piano europeo contro il cancro, nello specifico il punto 3.2, che è quello che interessa poi la sigaretta elettronica, di inserire proprio la sigaretta elettronica come strumento di riduzione del cancro, del rischio. A sorpresa è stato presentato, come tutti avete potuto notare. Non solo non viene trattato nessun strumento harm reduction, ma addirittura continuano tranquillamente ad equiparare la sigaretta al tabacco. Sì, certo. Abbiamo risposto a stretto giro la sera stessa alla presentazione del piano, noi come AMPUV, poi in una lettera congiunta mandata al Parlamento europeo, a tutti i parlamentari europei, componenti e non della commissione BECA, manifestando il nostro rammarico per quello che c'era scritto. Cioè, noi gli abbiamo detto: non ci può essere un piano del cancro che ignora completamente gli strumenti di riduzione del danno. Certo. Stiamo ancora facendo pressing in questo senso. AMPU, per quanto ci riguarda, abbiamo ascoltato, siamo in contatto con i nostri parlamentari europei italiani che fanno parte della commissione BECA, per vedere insieme a loro se ci sono ancora dei margini per rivedere questo punto 3.2. Quindi c'è massimo impegno da parte nostra, anche perché non esiste neanche il discorso del flower ban, che sarebbe veramente la fine di questo settore, sarebbe come dichiarare morto questo settore. Poi ci Carmine, ti devo chiedere di concludere per una sola ragione. Abbiamo i tempi contingentati e io ho bisogno. No, io ho finito. Allora ti ringrazio, ci aggiornerai sull'avanzamento di quelle che sono le attività di AMPU. E invece io vorrei passare la parola al padrone di casa, che non a caso è in chiusura. Credo che abbia molte cose da dire. Avevamo piacere che il professor Manzoli raccogliesse anche un pochino tutta una serie di suggestioni che sono venuti dal pomeriggio che abbiamo appena trascorso insieme. Allora, il prossimo novembre si svolgerà ad Amsterdam il COP9, la riunione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e speriamo che per quel momento le istituzioni entrino un po' nell'ordine di idee di contemplare il rischio ridotto come una politica di salute pubblica. Grazie mille, sono qui, siamo in chiusura, io cerco di parlare forte perché mi è più volte sollecitato, insomma, sì, non si sentiva, vi chiedo scusa se magari rimbomba, però chiudiamo un po', svegliamo anche un po' così, magari chi magari si fosse, perché effettivamente è noioso vedere le cose online e non essere in presenza. Allora vi dico subito, io avevo preparato tutta una relazione lunga, dettagliata, noiosissima, super specifica su tutti gli studi, una bella revisione di letteratura, li ho visti 3 giorni fa, quindi recentissima, e abbiamo visto tutta una serie di cose, però... Sei stato sgridato. No, perché è stato sgridato, devo dire la verità, che sentendo le eccellenti e interessantissime relazioni di chi mi ha preceduto, ho pensato invece di stravolgere tutto, cambiamo completamente, quindi di dire qualcos'altro. Allora, non qualcos'altro, ma... stravolgere tutto. Allora, partiamo perché sono qui. Io sono qui perché nel 2013 abbiamo iniziato quello che è stato ad oggi l'unico studio al mondo sugli effetti sulla salute a lungo termine delle sigarette elettroniche. Quando dico lungo termine non dico lunghissimo perché siamo nel 2020, ma dico a 6 anni di follow-up, che non è neanche tanto. Può sembrare poco. Sì, non è tantissimo, 6 anni di follow-up, perché quello di cui noi abbiamo bisogno sono dati a lungo termine, però è l'unico studio al mondo ancora oggi. Ed è abbastanza paradossale che noi, insieme all'Università di Catania, che ringrazio sempre, siamo gli unici ancora ad aver fatto degli studi oltre i 5 anni di durata.
cioè in tutto il mondo. Harvard non ha uno studio, Stanford non ha uno studio. È molto 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 brutto questa cosa, purtroppo. Ora, quindi perché sono qui l'abbiamo chiarito. Partiamo da un altro discorso. Ho apprezzato tantissimo l'intervento del professor Bertetto, che ringrazio, che ha spiegato molto bene e in modo anche molto chiaro, proprio facile, quelli che sono i danni da fumo, e mi ha fatto venire in mente col fumetto, di cui ha richiamato alla fine, giustamente, che ricordo nel 1977, credo che fosse, io leggevo Alan Ford, non so se avete presente, qualcuno forse si ricorderà, c'era una parte di questo fumetto in cui c'era uno scienziato un po' strano che spiegava che il fumo faceva male. E veniva preso letteralmente a pomodori in faccia dalla platea, dicendogli: vabbè, grande, una cosa nuova, eccezionale, ma sei un... ci vieni a dire questa cosa ovvia. E nel fumetto Alan Ford, nel 77, gli autori facevano prendere a pomodori uno che diceva che il fumo faceva male perché era considerata già una cosa ovvia, veniva preso in giro. Per dire un attimo di come, da 43 anni, eppure giustamente ci ha riportato molto bene il professor Bertetto, con molte più conoscenze, molta più maestria, però siamo ancora là. E giustamente il professor Lugo Boni, che ringrazio, anche lui ci ha detto è cambiato poco, ci ha fatto vedere quei 12 anni tragici. Ragazzi, ci ha detto che dal 2008 al 2013 abbiamo più o meno la stessa percentuale di fumatori. Sono 13 anni. 13 anni, e non sono pochi, sono più di un quarto, di un quinto, scusatemi, più di un quinto degli italiani. Cioè uno su cinque fuma, più di uno su cinque. E siamo fermi lì. Allora, c'è questo zoccolo duro, un piccolissimo zoccolo duro di uno su cinque. Come responsabile di questo tumore mi sono visto negli anni venire tante persone a dirmi: ma l'inquinamento da cloruro di vinile, abbiamo la discarica sotto casa, abbiamo il benzene, eccetera. Siamo andati a misurarlo, c'erano dei livelli bassi e comunque preoccupanti, ma col fumo se ne assume 100 volte di più e siamo ancora lì e niente. Io dicevo: ragazzi, tutti quelli che fumano non si lamentino della discarica, non si lamentino dell'inquinamento, fumate, siamo a posto. Detto questo, siamo ancora lì, abbiamo le resistenze, c'è un prodotto, le sigarette elettroniche, non solo, anche i dispositivi a tabacco riscaldato, che non sono la stessa cosa, assolutamente, però sono anche quello un prodotto. Possono essere riduzioni del danno? Sì, dopo chiudiamo rapidamente. Le resistenze un po' ci sono, un po' è normale che ci siano. Ricordiamo nel 1600, quando i primi medici, anche 1500, i primi medici andarono a dire ai congressi medici che forse purghe e salassi non erano così un toccasana, rischiarono linciaggio. Quindi che ci siano resistenze è in parte normale. Che ci siano resistenze dopo 10 anni che ci sono le sigarette elettroniche non è più normale. Quindi questo bisogna cominciare veramente a togliere. Ora, quindi, quali sono le domande che ci pongono, che mi hanno posto 1000 volte, che ci pone la popolazione? Le domande sono sempre quelle: ma le sigarette elettroniche sono efficaci per smettere di fumare? Qui benissimo il professor Beatrice, che ha detto: ragazzi, è chiaro che se io fumo e continuo a fumare e ci aggiungo le sigarette elettroniche, sono efficaci? No, poco. Ma se io smetto di fumare e sostituisco al fumo le sigarette elettroniche, come il metadone, giustamente ci è stato ricordato, allora questo sì è uno strumento, è efficace? Sì, è più efficace di tante altre cose, è più efficace, si è visto, lo dice la Cochrane, è più efficace delle gomme alla nicotina, è più efficace dei cerotti alla nicotina, è più efficace anche della terapia comportamentale. Quindi c'è efficacia sì in un certo senso, no in un altro. Dopodiché, l'altra domanda che ci pongono tutti: ma sono meglio le sigarette elettroniche per provare, oppure i dispositivi a tabacco riscaldato? Sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. Poi vediamo un minimo di approfondirlo rapidamente. Non sono la stessa cosa. Chi è meglio, chi è peggio? Non è facile dirlo. Sono sicure? No.
Sono sicure, del tutto sicure? Fanno bene? No che non fanno bene, ragazzi, lo sappiamo, non fanno bene né le sigarette elettroniche né i dispositivi a tabacco riscaldato. E allora la domanda giusta non è fanno bene, è quanto meno danno fanno rispetto alle sigarette tradizionali? E anche qui abbiamo tantissimi studi. Abbiamo gli studi di laboratorio, abbiamo gli studi sui biomarker, abbiamo gli studi clinici, osservazionali, studi sperimentali, c'è un po' di tutto. Quello che emerge però alla fine da questa lunga disamina nel breve termine è che si stima oggi che la riduzione del danno delle sigarette elettroniche rispetto alle sigarette tradizionali vada da una quota del 50% fino al 90% a seconda delle rilevazioni. È poco? È tantissimo, ragazzi. Ora, siamo certi al 1000% di questo? Qui rientro il discorso che faceva il professor Beatrice. No, perché non ne siamo certi al 1000%? Perché non abbiamo gli studi a lungo termine. Perché lo studio che ha il follow-up più lungo è quello che abbiamo fatto noi, e sono 6 anni, che sono ancora pochi. Sono ancora pochi per tirar fuori dei risultati definitivi. E allora, nell'attesa di avere dei risultati incontrovertibili e infallibili, ricordiamo che questa cosa ci ha portato tanti danni. Quindi vogliamo continuare a tendere per sempre quando abbiamo comunque tanti studi che vanno in una direzione? Questo non ha ovviamente senso. E allora, chiudendo, e poi magari faccio una scorsa velocissima sulle diapositive, va dette due cose. Uno, questi studi arriveranno a lungo termine e nessuno dice che arriveranno, perché tra l'altro c'è un colpevole non finanziamento da parte dei governi, da parte degli enti, di questi studi a lungo termine. Colpevole, perché sono stati finanziati studi di tutti i tipi, ma magari non questi. Quindi non si sa neanche se arriveranno a breve, quando. E allora dobbiamo aspettare? No, sinceramente no. Veramente no. Allora, tornando alla tua domanda di prima, poi io adesso scorro le diapositive rapidamente, perché sennò sarebbe stata tutto un altro tipo di relazione. Avevamo studi di tutti i generi, li faccio vedere, poi ci sono a disposizione, ovviamente chi vuole, se li va a vedere per bene tutti questi studi, sono sulle più grandi riviste al mondo, più o meno dicono, riassumono quello che abbiamo detto prima, li faccio scorrere solo per far vedere che non sono io Lamberto Manzoli che sono qui a dirvi quella che è la mia opinione, ma sono delle cosiddette, che fa molto di moda oggi sia nel bene che nel male, le evidenze scientifiche. Ok, quindi vado ancora veloce, vedete che sono tanti, c'è di tutto. C'è quello che ho detto prima e ho lasciato un po' a metà, cioè il confronto tra... Ah, ci sono degli studi di laboratorio, scusatemi, una piccola nota. Questo è uno studio che è stato ripreso da tutti i giornali, dove gli autori scrivevano che i nostri risultati dimostrano che l'esposizione alle cig può danneggiare la salute umana. Quindi delle conclusioni molto pesanti. Questo studio, senza nulla togliere, è stato fatto su 20 topi. Ok? Sono 23 autori. Con 20 topi. Ora, dai biomarker di laboratorio, degli outcome intermedi, arrivare a scrivere una conclusione di questo genere, che poi è stata ripresa dai media dicendo, questo fa capire un pochino come in letteratura si possa trovare un po' di tutto, sia nel bene che ovviamente anche nell'esagerazione, senza dire male, ma comunque esagerazione. Ci sono tanti studi osservazionali che sono purtroppo, diciamo, poco affidabili, perché sono fatti su dati autoriportati, un massimo di 1-2 anni di follow-up, sono di base cross-section, eppure sono stati ripresi tanto dai media, sono stati pubblicati sulle grandi riviste. Perché sono stati pubblicati sulle grandi riviste? Perché non c'era niente, non c'era uno studio a lungo termine, quindi si pubblicava quello che c'era, quello che si poteva. Poi ci sono gli studi che ho fatto vedere prima, invece, che erano assolutamente positivi, ovviamente. Questa è una review sistematica, questa è una delle review che volevo far vedere prima, che poi riassume un po' il contesto, ma insomma anche qui vado veloce perché sennò non finiamo più.
E quella a lungo termine, anche questo qui l'ho già detto tutto, questo è il nostro studio che è iniziato nel 2013, è andato avanti, abbiamo pubblicato a un anno, a due anni, a quattro anni, a sei anni, siamo arrivati a sei anni senza andare troppo nel dettaglio perché i risultati sono sempre quelli, sono che le sigarette elettroniche sono risultate molto utili nel mantenere l'astinenza da fumo, mentre non erano utili se usate insieme alle sigarette tradizionali. Ci sono stati tanti cambi, vedete questo switching, abbiamo trovato che i fumatori, gli svapatori, i dual users, quelli che fumano sia sigarette tradizionali che sigarette elettroniche, amano cambiare, quindi nei sei anni di follow up tante persone hanno cambiato, hanno smesso e poi ripreso, perché poi c'è quello il problema lì, ovviamente smettono e riprendono, sono passati al tabacco, sono andate alle sigarette elettroniche, hanno ricominciato tutte e due. Insomma, una cosa abbastanza difficile, per questo fa capire che cosa? Fa capire ancora meglio che gli studi cross-section osservazionali con un anno di follow-up, che poi magari vanno a vedere a dei risultati anche dopo, sono molto poco affidabili, perché se io ho, come in questo caso, solo 14 su 215 che hanno iniziato col dual use, che sono rimasti col dual use a 6 anni. Se io faccio una bella analisi e dico, oh, questi col dual use, come sono arrivati dopo 10 anni, sono morti o non sono morti? Non ha molto senso, è del tutto, purtroppo, prona a errori di ogni genere. Non siamo stati gli unici ad avere questo problema. Lady Switching, c'è anche questo esempio divertentissimo di un RCT australiano in cui candidamente dicono l'RCT è andato male, non siamo riusciti a fare niente perché tutti cambiavano, non riuscivamo a reclutare, è bellissimo perché da noi forse non sarebbe mai potuto accadere questa cosa, comunque va bene, no, voglio dire complimenti per la questione. Ora, chiudendo, tornando alla tua domanda iniziale, la politica, noi scrivemmo tanto tempo fa questo piccolo lettera così un po' polemica, fummo anche ripresi dal governo di allora, devo dire la verità non fu apprezzata, in cui dicevamo ragazzi è cambiata, sono cambiate tre volte, che poi divennero quattro poco dopo, la legislazione sulle sigarette elettroniche in sei mesi in Italia senza che ci fosse stato nessun cambio delle evidenze scientifiche, c'era qualcosa che non tornava. Allora oggi siamo in una situazione diversa, abbiamo tanti studi, abbiamo delle evidenze abbastanza chiare, per non dire molto chiare, e oggi è tollerabile che continuiamo a resistere e a trattare le sigarette elettroniche come se fossero sigarette tradizionali? No, francamente no. Io con questo non credo di dover dire molto altro, perché l'abbiamo già detto tutti, se non veramente un sentito ringraziamento. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno preceduto, davvero, e complimenti. Grazie a te, professor Manzoli. Allora, direi che non posso aggiungere niente di più, i miei relatori sono stati tutti fantastici, quindi posso solo ringraziarli, qualsiasi altro commento da parte mia sarebbe assolutamente inopportuno. Quindi li ringrazio uno per uno, mi riprendo la scaletta, il professor Oscar Bertetto, il professor Sebastiano Marra, Fabio Lugo Boni, Fabio Beatrice, Pietro Paganini, Carmine Canino e Lamberto Manzoli. Voglio ringraziare altresì il mio staff preziosissimo, il service che ha superato oggi, devo dire, degli ostacoli piuttosto alti con grande coraggio e con grande forza d'animo. Ringrazio ovviamente tutti gli ospiti, i colleghi giornalisti e gli ospiti che hanno seguito i lavori fino a qui. I lavori saranno registrati e poi sono stati registrati e poi vi faremo sapere dove sarà possibile fruirli liberamente. Grazie ancora a tutti, buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata. Arrivederci.